Va bene, allora io penso che possiamo cominciare. Allora, anche a nome del presidente Giovanni Marinone, volevo dare il benvenuto a tutti questa sera, sia coloro che sono qua in presenza, in questo magazzino e anche nell'auditorium dove solitamente si tiene questa lecture, che quest'anno, per motivi di contingentamento per il Covid, abbiamo dovuto abbattere nella sua capienza, abbiamo deciso di usare queste due sale. Ma un saluto anche a coloro che sono videocollegati. E sono tanti, nel senso che l'anno scorso, come forse qualcuno di voi ricorderà, avevamo effettuato una lecture totalmente digitale, visto che eravamo in pieno lockdown a novembre, non c'era modo di farla in presenza, e nel farla totalmente digitale avevamo anche detto che questa modalità resterà. Così è stato, e questa sera abbiamo una lecture ibrida, parola magica, tra presenza e remoto. E siamo contentissimi che una serie di persone nel paese e anche fuori sono collegate e possono assistere a un evento che, secondo canoni antichi, è strettamente privato, con dei canoni un pochino più innovativi, può diventare pubblico. E questa sera abbiamo l'università, i collegi e altri stakeholder della provincia collegati. Questo ci fa molto piacere. Bene, io vorrei salutare le autorità che sono in parte presenti fisicamente, in parte sono videocollegate, il sindaco di Marcignago Lorenzo Barbieri, il sindaco di Pavia che ha avuto un impedimento ma che so essere videocollegato, Fabrizio Fracassi, e l'onorevole Cattaneo, Alessandro Cattaneo, che prima di scendere a Roma è venuto a farci un saluto e lo ringraziamo. Poi abbiamo una foltissima delegazione di Assolombarda, questo ci fa molto piacere. E ci sono tanti colleghi imprenditori, amici, ne cito solo uno perché sono tanti, il mio amico, il presidente di sede Nicola De Cardenas, grazie per essere qua. E poi ci sono i nostri collaboratori, che sono sparsi un po' qui, un po' nell'altra sala e alcuni in remoto. E a loro va un pensiero speciale, un ringraziamento che è un po' diverso da quelli che ho appena fatto. E va non solo per aver organizzato molto bene questo setup, non facilissimo se devo dirvela tutta, ma un ringraziamento speciale, molto sentito, per quello che hanno fatto durante l'anno e mezzo che ci separa dallo shock della pandemia, un anno e mezzo di acque veramente molto molto agitate, in cui devo dire hanno lavorato molto brillantemente, con grande efficienza, con grande capacità, ma anche con grande creatività, sono riusciti in qualche modo a innovare anche alcuni schemi organizzativi, a superare alcuni blocchi e penso che l'orgoglio di non aver chiuso neanche un minuto durante il lockdown, di non aver fatto neanche un minuto di cassa integrazione, sia un orgoglio molto condiviso e io per questo voglio veramente ringraziare i miei collaboratori a cui farei anche un applauso se lo siete d'accordo. E poi ovviamente ringrazio i nostri oratori. Edoardo Nesi, Dario Di Vico, a cui daremo a brevissimo la parola. E prima di loro interverrà, a nome del piccolo chiostro Onlus, la dottoressa Spadone, che è qua davanti, e che subito dopo di me, dirà due parole sul progetto Bruno Rossini di quest'anno, progetto, di solidarietà di cui trovate, oltre che nella relazione della dottoressa Spadone, anche le coordinate per partecipare sul segnalibro che trovate sopra il libro di Edoardo Nesi, che questa sera abbiamo deciso di omaggiarvi. Bene, io, siccome faccio l'imprenditore, e quindi questo vuol dire di solito che sbaglio i congiuntivi, e quando faccio le citazioni, invece che citare i filosofi, cito i calciatori, me ne guardo bene questa sera da fare un'introduzione, da proporre un'introduzione dotta a un tema così alto e così complicato come la globalizzazione e in particolare sugli scenari che questa sera i nostri oratori delineeranno a 20 anni dall'ingresso della Cina nel WTO, quindi un evento simbolo che ha delineato sicuramente dei contraccolpi forti a questo fenomeno e le cui evoluzioni sono difficilissime da prevedere, quindi io assolutamente non mi addentrerò in questo terreno. Mi permetto solo di dire e di portare una umile piccola testimonianza da imprenditore, da piccolo imprenditore, partendo dalla fisicità del luogo in cui siamo, cioè il magazzino. Il magazzino in un momento come questo della globalizzazione è una cosa che vale oro.
e che è sempre più vuota, c'è qualche scaffale più vuoto del solito, perché siamo nel mezzo, sono sicuro che ne parleranno in qualche modo nella propria relazione, nel mezzo di una delle più grandi crisi dell'offerta degli ultimi 50 anni, probabilmente dallo shock petrolifero, una cosa mai vista, che ha accelerato negli ultimi mesi in modo francamente incredibile, anche dal mio punto di vista, che vede dei colli di bottiglia clamorosi, dei mismatch tra domanda e offerta clamorosi che fanno schizzare le variabili fondamentali, le variabili macroeconomiche fondamentali completamente fuori controllo. E ovviamente ci siamo dentro totalmente, noi come azienda, ma immagino tanti imprenditori seduti in sala e anche chiunque abbia a che fare con un qualsivoglia tipo di acquisto, di qualsivoglia bene di questi tempi. E quindi io non posso che fornire la cornice a questo quadro che verrà delineato dai nostri due oratori e non posso che auspicare che questo momento così difficile che segue la pandemia possa passare. Io confido, spero che sia così e nel pensare che passerà confido nelle forze di domanda e offerta di riequilibrio del mercato che ci rimetteranno in una condizione di normalità. Vedremo dopo quanto e vedremo con che nuove fisionomie, con nuove geometrie. Secondo me la metafora di questo momento, e poi chiudo perché non voglio veramente rubare tempo ai nostri oratori, la metafora è quella, magari ve la ricordate, della porta container che si è incagliata nel canale di Suez e che ha fatto passare un paio di settimane da incubo a chiunque si occupasse di acquisti e avesse del materiale spedito in via nave, inclusi noi, a marzo dello scorso, a marzo di quest'anno. Cioè, la sensazione è proprio di un fenomeno che si è messo di traverso con dei colli di bottiglia importantissimi che hanno generato a cascata degli effetti clamorosi. Io mi ricordo che in quelle due settimane, al di là di contare quanti pezzi fossero sulle 400 navi che erano a monte del tappo creato dalla porta container Ever Given, mi ricordo che davvero ho pensato che potesse andare in tilt un sistema che fino al giorno prima era perfettamente dato per scontato ed è esattamente la stessa situazione che pensiamo tutti quando facciamo un click per comprare qualcosa su Amazon o quando cerchiamo da qualsivoglia fornitore la fornitura di qualunque pezzo che oggi è diventata critica per definizione. Io non posso che confidare che questa situazione passi, che la nave si rimetta diritta nel canale, che piano piano gli equilibri di domanda e offerta riportino il commercio internazionale e poi speriamo anche magari anche altre variabili sottese al medesimo in linea. Vorrei chiudere con una cosa che con una frase che è presente nel libro di Edoardo Nesi, che questa sera con piacere vi omaggiamo, che secondo me è un interessante sottotitolo a questa serata, che è chiaramente una serata di economia, si parla prevalentemente di economia, ma forse si parla anche di economia sentimentale, cioè di qualcosa che va un po' oltre. E credo che Edoardo Nesi abbia veramente azzeccato quando ha scritto una cosa che ora vi leggo. In questi giorni sospesi, qui eravamo nel mezzo della pandemia, credo, quando tu l'hai scritto, ma credo sia ancora valido, l'economia mi appare sempre più una scienza viva e umanissima, certamente la più adatta di tutte le discipline a raccontare la sostanza delle nostre vite, il fervore dei nostri sogni, la miseria delle nostre paure, una stupefacente generatrice di storie e di speranze, lontana anni luce dal gelo tagliente dei numeri coi quali si usa raccontarla. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Io sostituisco, sono Elena, sostituisco Don Franco che vi porta il suo saluto. Questa sera non poteva essere presente per un impegno precedentemente preso. E un passo indietro, due anni fa quando siamo stati invitati dal dottor Rossini e dottor Marinone abbiamo presentato il progetto del piccolo chiostro, del restauro del chiostro, quindi il recupero di questo ex monastero benedettino, poi caserma militare, ora casa della comunità.
Domenica prossima, il 17 ottobre, appunto, ci sarà il primo Open Day del Piccolo Chiostro, la casa della comunità che apre le porte alla comunità. Che cosa avviene in questa casa della comunità? Cerchiamo di studiare, di concretizzare dei progetti per ovviare alle urgenze della parrocchia, ma non solo del territorio pavese. Quest'anno l'idea progettuale, l'idea di raccolta fondi è per l'apertura di un centro diurno permanente, di un centro diurno aperto. Il centro diurno aperto è in realtà il risultato di un anno di confronti, di dibattiti, di idee, di possibilità con varie associazioni pavese, siglato poi con un patto d'intesa con i servizi sociali del Comune di Pavia. L'idea quindi è quella di aprire questo spazio di accoglienza, questo spazio di aiuto, di solidarietà per tante persone che abbiamo visto aumentare soprattutto in quest'anno, dove la situazione emergenziale ha sì accentuato la crisi economica, le difficoltà economiche di queste persone, ma anche una difficoltà relazionale, una difficoltà sociale. Per cui il nostro intento è quello di poter ovviare in qualche modo, aiutare queste persone con l'apertura di questo spazio in modo permanente, quindi non più i vari singoli centri di ascolto delle varie associazioni, ma un centro di ascolto unico. Grazie per la vostra attenzione. Allora, prima di dare la parola ai nostri due oratori, volevo ricordarvi che sulla segnalibro ci sono le coordinate per fare un bonifico, se lo ritenete, al Piccolo Chiostro Onlus, e poi è presente anche una teca in ingresso dove volendo potete lasciare del contante. Allora, io non credo ci siano presentazioni necessarie per i nostri due ospiti, mi limito a dire che Edoardo Nesi, oltre che uno scrittore, è stato un imprenditore e questa sua storia emerge prepotentemente nei suoi libri e sono sicuro che questa sera la condividerà. Ha vinto il premio Strega nel 2011 con un libro bellissimo che immagino molti di voi avete letto, Storia della mia gente, e è uscito con l'ultimo libro Economia sentimentale che questa sera vi omaggiamo. Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, è al Corriere dall'89, ha una grandissima esperienza di tematiche di economia e di lavoro, è uno dei miei giornalisti economici preferiti e questa sera, gli lasciamo la parola, condurrà la conversazione con Edoardo Nesi. Prego. Grazie. È sicuro di interpretare il sentimento di Edoardo, noi ci siamo un po' impauriti qui, perché cioè, già quando siamo entrati abbiamo visto lecture, abbiamo detto ma perché noi non siamo due economisti, quindi no, io sono un giornalista, lui è uno scrittore, ha un passato imprenditoriale e quindi evidentemente abbiamo degli approcci un po' diversi e chiacchiereremo, non so se risponderemo alle domande che il dottor Rossini poneva già, ma insomma chiacchieriamo, poi vediamo con la vostra collaborazione, nel senso che alla fine magari troviamo il modo di chiacchierare anche non solo sul palco. Edoardo dice che i destini degli imprenditori sono polarizzati, dice se sei di Prato soffri, se sei del Veneto non soffri, semplificando. Ecco, raccontaci la tua visione dell'imprenditore di oggi, ovviamente, che è un imprenditore che ha a che fare con una serie di variabili che non sono ovviamente quelle di Ivo Barrocciai, l'imprenditore dal quale tu sei partito per raccontare la storia della tua gente. Sì, ci provo. Grazie dell'invito. Sono molto contento di essere qua perché non c'ero mai venuto in realtà in questa zona e quindi mi fa sempre piacere vedere cose nuove, queste vostre pianure sconfinate, per me che vivo alle pendici degli Appennini, insomma è sempre abbastanza interessante. Poi mi piace molto questo fatto di essere qua in un magazzino, perché mi ricorda un po' il magazzino della mia azienda, mi piace questa,
questa disposizione è ordinata, più del magazzino della, di Homer, è ordinato il magazzino della mia azienda. Qui c'è. Allora, per vedere di provare a rispondere, insomma, uno dei caratteri della globalizzazione, perché guardate, quando dice Dario, se sei di Prato soffri del Veneto no, se sei di Prato ha cominciato a soffrire molto prima che arrivasse la globalizzazione, perché a un certo punto t'accorgesti, io mi accorsi che le cose stavano completamente cambiando. C'era una fiera in Russia, una fiera di tessuti, che tra l'altro era fatta all'interno di un parco espositivo e quindi un po' alla russa, c'era dentro di tutto, insomma c'era il nostro padiglione, c'erano i tessuti italiani e anche di altre nazioni, nei padiglioni accanto vendevano delle cose appunto per l'agricoltura, una cosa molto russa, ripeto, anche industria pesante, era divertente andarci, non che si facesse grandi affari, però Mosca a quei tempi era molto divertente, io ci andavo volentieri. Il primo anno, ci andai per 3 anni di seguito, il primo anno c'erano nel nostro stesso padiglione dei produttori di tessuti cinesi. E ricordo che io andai a vedere e fui molto confortato da questa visita, perché fui accolto da un signore che aveva un dente sì e un dente no, con la giacca che chiaramente non gli stava. Mi fece vedere i dépliants dei loro impianti, erano impressionanti, i telai erano vecchi, e i tessuti erano terribili, francamente, e quindi io mi tornai a casa abbastanza tranquillo. L'anno dopo questo signore non c'era più, i telai erano diversi, i tessuti erano molto migliorati. L'anno dopo ancora c'erano due hostess molto belle, diversi ragazzi più giovani di me con le giacche vestiti perfettamente, i tessuti erano molto molto migliorati, erano quasi come i nostri, però non erano proprio come i nostri, ma costavano la metà dei nostri. Ogni volta che mi viene chiesto come mai si è perso nei tessuti rispetto ai cinesi, chiedo sempre: provate voi a vendere tessuti quando il vostro concorrente li fa, non come i vostri, ripeto, simili ai vostri, ma sempre meglio, ogni anno meglio, e costa la metà dei vostri. E arrivano rapidamente, perfettamente, anche velocemente, perché quando si ha, noi in azienda avevamo 20 telai nostri, se ne mandava, diciamo, altri 20, altri 30, insomma, erano telai molto, molto, molto buoni, Sulzer tedeschi, qualcuno di voi magari li conoscerà, erano veloci, funzionavano perfettamente, ma se invece di avere 50 telai tu ne hai 500, nel momento in cui tu devi forzare un po' la produzione, fai svelto. Insomma, tutte queste cose facevano capire come fosse una gara impossibile da vincere. Già si è resistito tanto. Ora, in questi giorni mi veniva da pensare a quella cosa che diceva prima Tommaso, no? A questo grande sconvolgimento che c'è stato. Parlavo proprio ieri con un amico che si occupa di trasporti e mi raccontava questa situazione incredibile per cui i trasporti costano tantissimo di più e non si riesce a farli, perché i porti cinesi sono bloccati i porti americani, c'è un problema di container vuoti che sono tutti da una parte e i container pieni sono tutti dall'altra, c'è un problema di lockdown in Vietnam, dove gran parte delle produzioni tessili e non tessili sono state spostate perché Trump aveva fatto il problema con la Cina, aveva creato, dice no, in Cina non più, sono andati in Vietnam e ora in Vietnam è il lockdown. Quindi questo sommovimento, questo incredibile masso sulla strada della globalizzazione mi ha fatto molto riflettere sulla natura stessa della globalizzazione, perché vedete, quando noi siamo stati sconfitti dalla globalizzazione era proprio perché essa si basava su un sistema perfetto, nel quale il fatto di avere la tua fabbrica che produceva i tessuti a 10.000 km da te non era un problema, perché la roba ti arrivava subito, ti arrivava rapidamente, queste navi gigantesche, no? che inquinano, che inquinano tutto, te lo portavano di continuo e gli sdoganamenti erano una roba da ridere, perché le operazioni doganali che si fanno ai porti di Rotterdam, per esempio, che si facevano ai porti di Rotterdam, come voi sapete, prima del Covid, erano un numero tale che impediva qualsiasi ipotesi di controllo. Quindi entrava tutto, in tutti i modi. E i tessuti poi
non se ne parla neanche, il modo in cui venivano trattati quei tessuti, le tinture venivano usate, insomma, era un sistema fatto, organizzato in modo tale che fosse molto molto facile portarlo avanti, che tutti i problemi pratici enormi che c'erano si potessero superare perché il mondo funzionava e perché l'idea, che prima c'era l'idea diceva sostanzialmente non si doveva mettere una frontiera né alle persone né alle merci. E questo però funzionava in maniera miracolosa se ci si pensa oggi, perché si è visto quanto il virus l'abbia cambiata, no? Un'idea generale di spostare ogni limite, di togliere ogni limite alla circolazione delle merci, funzionava perfettamente, diventava pratica perfettamente. E oggi che c'è questo problema ti accorgi di come sia difficile immaginarsi davvero un'idea come il commercio mondiale, no? Perché mentre tutto sembrava facile prima, oggi diventa complicato. Scusate, ti faccio un'obiezione subito. Tu hai detto che noi abbiamo perso con la globalizzazione. E l'Italia ha realizzato sull'export, nella grande crisi 2008-2015, uno straordinario risultato che se ce l'avessero chiesto nel 2007 non avremmo scommesso una lira. Nell'attuale crisi già i risultati confrontati sul 19, l'unico anno su cui si può fare un riferimento, sono più efficaci, superiori. Quindi, Edo, non è che tutti abbiamo perso. No, infatti. Era un po' la tua domanda di prima, io mi dispiaceva dirlo, insomma, provare a rispondere, ma vedi, tu mi ci porti, quindi devo farlo. No, il problema è appunto questa polarizzazione dei destini, cioè quando dico noi, non dico l'Italia, purtroppo, mi rivolgo a tutti coloro che facevano questa manifattura, fra virgolette, povera, diciamo, fra virgolette, antica, quel tipo di manifattura sostituibile dalle produzioni cinesi, tanto per capirci. Quindi il tessile, i mobili, forse le scarpe, tutte le cose che tra l'altro poi sfortunatamente venivano prodotte soprattutto con qualche generalizzazione, ma più o meno è così, nel centro Italia e anche un pochino nel sud. Insomma, quindi c'è anche un problema geografico in questo senso. Mentre il nord si era evoluto e faceva un'altra cosa, e qui c'è un esempio appunto di cose che funzionano come quelle che diceva adesso Dario, noi, nel senso di noi che si faceva la manifattura bassa, abbiamo perduto e continuiamo a perdere. E fa ancora più rabbia il pensare che noi si fosse poi alla fine quelli però che si veniva spesso portati a simbolo, no? il Made in Italy, la moda, questo straordinario meccanismo, questa fantastica bugia che abbiamo raccontato per tanti anni, nessuno ce l'ha mai rinfacciata. Una bugia. Leggici questa pagina tua, appunto dedicata al Made in Italy. Ecco, metto gli occhiali. Certo. Uno scrittore che deve fare. Come si fa a vivere senza il non necessario, il non cruciale e il non indispensabile? Non avevamo sempre detto che erano ciò che nobilitava la vita, i capisaldi del Made in Italy, i fiori all'occhiello del paese, i simboli della storiella meravigliosa della comunione tra arte, artigianato, industria, e cultura, e ambiente, e cibo, e vino, e turismo che avevamo raccontato al mondo. Il mondo ci aveva creduto, decretando l'Italia la terra dello stile e del gusto, il miglior paese in cui vivere. Ah, deve essere questo il dolore dell'arto fantasma, perché soffro come se invece di averla venduta 15 anni fa l'avessi ancora la fabbrica, come se ci fosse sempre il babbo e domattina dovessi trovare il coraggio di telefonargli per metterci d'accordo su chi deve andare a chiuderlo al Lucchetto, il lanificio Tio Annesi e figli, perché le cose non vanno via mai, neanche quando finiscono. E nemmeno le persone, neanche quando muoiono. Aveva ragione Faulkner a dire che il passato non è morto e non è nemmeno passato. Ecco, questa cosa io l'ho scritta immediatamente dopo aver sentito Giuseppe Conte che diceva, in quel fatidico messaggio alla nazione, che le aziende non indispensabili andavano chiuse, tra cui, tra l'altro, anche tutti i tessile, perché il tessile era, nelle sue idee, chiamiamole così, era una cosa indispensabile, non indispensabile, quindi andava chiusa. E fu lì che io pensai che se era questa la nostra catena di comando, ecco, se poi produceva questo, noi avremmo avuto dei grossi problemi, ma del resto francamente abbiamo avuto. Ti faccio l'obiezione. Non è
Allora, è chiaro che c'è manifattura. Mi piacciono tantissimo le obiezioni, è così che funziona questo incontro. E le manifattura alta e manifattura bassa. Ma non è che nella manifattura bassa, oltre una pericolosa, diciamo, vicinanza ai cinesi come tipo di produzioni, non c'era anche una tendenza a vivere in una rendita psicologica? Cioè, i meravigliosi imprenditori che tu qui descrivi, a cominciare da tuo suocero, al quale dedichi parole eccezionali, il suo suocero sembra un principe rinascimentale, come si muove a Prato, come compra i tessuti, come poi porta le merci a vendere e così via. Ecco, non è che in qualche maniera siete voi nostalgici prigionieri di un sogno e forse prima che arrivassero veramente i cinesi dovevate darvi una sveglia? Ma sì, però, allora, prima di tutto noi si pensava ad essere i migliori del mondo a fare i tessuti. E il problema era che sembrava fosse vero. Lo era stato per 40 anni. Quando vi mettete un abito di Armani, quando vi mettete o di Gucci, o con ogni probabilità, quei tessuti lì, almeno fino a 10 anni fa, 20 anni fa, erano stati fatti a Prato. In queste fabbriche un po' sporche, mai belle così, mai pulite così, abitate da persone che non avevano studiato nessuno, niente, e che ogni loro tipo di contributo era empirico, cioè nessuno sapeva bene come fare a fare tessuti finché non venivano fatti, come venivano fuori, perché la moda ti costringe a creare la novità ogni anno, no? E te, quando c'hai una gabardina, faccio un esempio, un tessuto, per quanto possa essere bello, cosa gli fai? Devi inventarti qualcosa di diverso, qualcosa non è mai stato fatto prima, allora lo tingi in maniera diversa. Ma non si è provato a tingere con le foglie del tè, con gli enzimi, con il cioccolato? Alla fine si facevano queste cose da pazzi. Perché in realtà, probabilmente, al di là del fatto che io l'accetto la critica, può darsi che tu abbia ragione, anzi sicuramente tu l'hai avuta, però forse più di tanto non si poteva fare. Io ricordo che, ma tu c'era anche te quella volta a Milano, alla Fondazione del Corriere, sì, tu c'era anche te, c'era De Benedetti, che fece... Franco, sì, che fece una sorta di imboscata, mi fecero, mi portarono un entusiasta del liberismo, che a un certo punto, durante la discussione, si era fatta un po' anche accorata, tirò fuori un racconto di viaggio, mi pare, non mi ricordo di chi, ma di uno scrittore importante, e raccontava che era stato... tanti anni fa, negli anni 80, mi pare, in Giappone, e aveva raccontato la storia, aveva visto questi meravigliosi telai a aria giapponesi che erano così veloci da poter migliorare incomparabilmente la produzione, creare dei vantaggi di produttività e via, via, via. E mi lesse tutto questo pezzo e mi disse: perché voi non avete comprato questi telai giapponesi, oppure perché non li avete fatti anche voi dei telai migliori di questi? E benedetto il pubblico milanese, perché pubblico milanese, diciamo lombardo, anche voi, vi ci metto dentro anche voi. Io vidi, c'erano delle persone un po' anziane che cominciarono a sorridere. E era lo stesso sorriso che avevo io. Perché? Perché la lana è una fibra viva, no? Noi si diceva spesso ai nostri clienti, a volte ci credevano, a volte no, ma è vero, è viva, è sottoposta a mutamenti continui, caldi, freddo, l'umidità, la cambia completamente, cambiano tessuti, cambiano colori, cambia tutto, il peso, la vestibilità degli abiti. Insomma, gli dissi: guardi, senatore, non so se era già senatore, ancora senatore, gli dissi: guardi, ma i telai a aria li spezzerebbero tutti i fili di lana, non era possibile. I telai aria servivano e servono e sono utilissimi per le fibre sintetiche, quelle che non si rompono mai, quelle alta resistenza, quelle puoi battere quanto vuoi, non si rompono mai, no? Quindi c'era anche, e mi fece piacere anche farglielo capire, ma il pubblico milanese aveva già capito, c'è un limite fisico a quanto si poteva fare, perché poi alla fine la lana, una gabardina, un tessuto a cappotto, è difficile migliorare un prodotto perfetto. Come si fa a migliorarne la vendibilità? Lo si fa fare a chi non viene pagato per realizzarlo. Perché lì io batto, ora sempre meno, mi scontro con dei fautori della globalizzazione, io glielo spiego: ma quel vantaggio che avete fatto nel nostro settore
è solo un vantaggio del fatto che voi non avete pagato le persone. Perché se anche gli imprenditori italiani avessero potuto pagare i loro dipendenti e non pagare le tasse e inquinare quanto volevano, come i cinesi, era fatta. Che problema c'era? Ma noi giustamente invece eravamo stati caricati di tutta una serie di obblighi, di impegni, di requisiti, di necessità. Era giusto per noi, non è che noi si invocasse di tornare ai Far West, a quando per sapere il colore di moda dell'anno basta guardare Bisenzio, il fiume che attraversa Prato, per capire quale sarebbe stato il colore di moda. No, noi saremmo contenti di avere delle limitazioni. Però poi alla fine queste limitazioni ci hanno massacrato, non c'è niente da fare. Questa è una pagina in cui racconti la borghesia di Prato, la borghesia imprenditoriale. È un po' lunga, fermati quando vuoi. Un po' lunga, non ti piace? No, ho detto solo che sembra troppo lunga. Che così bisogna fare con lui, bisogna essere decisi. Allora, per non dire poi della borghesia, che per anni ha visto il suo ruolo, le sue sicurezze, le sue sostanze sgretolarsi ogni giorno, e oggi, d'essere stata classe dominante, non si ricorda nemmeno più. Ridotta com'è a vendere su internet le cianfrusaglie di marca, borsette, vestiti, portafogli, comprati 20 anni prima. La borghesia di cui mi onoravo di appartenere, che i romanzieri e i registi più celebrati descrivevano come il ricettacolo dei poveri di spirito e dei peggiori, senza accorgersi dell'importanza fondamentale che aveva per il benessere del paese e di quegli stessi operai che intendevano difendere, del ruolo altissimo delle minime ambizioni e dei minimi traguardi verso i quali ogni giorno si protendeva, poiché di colpo parevano possibili, raggiungibili, dell'eticità e persino della moralità, di vite intere passate a risparmiare per potersi poi comprare le cose e vantarsene con gli amici, innescando così altri desideri minimi, irraggiungibili e umanissimi, e via, e via, e via in un circolo ruspante, fervido e però virtuoso, virtuosissimo. Certamente poco raffinato, ma quale cosa di popolo lo è. È indispensabile sia a creare quel benessere condiviso di cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno solo sentito parlare, come dell'Atlantide o dell'Araba Fenice, e dunque se ne sono giustamente stufati, sia a sostenere quella crescita che oggi rincorriamo disperati, fino a gioire da ogni misero decimale di PIL in più che si riesce a strappare, senza voler ammettere e nemmeno capire che così come l'abbiamo conosciuta non tornerà più. Sono il figlio e l'erede di una rovina io, non il padre. Un po' forte, però insomma era arrabbiato. E allora, io faccio la mia obiezione. Bene. Che noi di Made in Italy siamo abituati appunto a parlare di settori leggeri, ma se poi andiamo a guardare i numeri, c'è una componente, ad esempio, meccanica del Made in Italy che è importantissima e anzi, come dire, guadagna posizioni. Questa fabbrica è nella filiera delle macchine utensili. In questi giorni si è chiusa la fiera mondiale delle macchine utensili a Milano. Ho girato un po' e ci sono tanti imprenditori, aziende di famiglia addirittura, che diciamo competono con giapponesi, cinesi e tedeschi. Per cui il Made in Italy in realtà, per carità, ovviamente ci sono le grandi icone del Made in Italy, il design, Armani e così via, però diciamo io ne ho una visione più allargata. È evidente qual è la differenza, e qui arriviamo ai cinesi, al WTO. La differenza qual è, evidentemente? Che un settore è stato messo in crisi dall'ingresso dei cinesi nel commercio mondiale a parità di diritti, l'altro settore no. E allora il tuo ragionamento sul siamo al dicembre 2001, a Seattle si decise l'ingresso della Cina nel WTO. La delegazione italiana era tra le più favorevoli a questa novità. E infatti se andate a vedere i giornali dell'epoca, i delegati italiani che andarono a Seattle sostennero questa posizione più di altri. Edon non la pensa così, col senno di poi dice che fu un errore. Ma fu un errore, sai, secondo me non ci voleva tanto poco poi immaginarsi che
Cioè, quando siamo in politica e si parla a nome di un paese, bisogna conoscerlo il paese, bisogna sapere come è fatto, bisogna sapere da cosa è composta il suo benessere o da dove, di cosa è fatta la sua industria. Nel momento in cui ci si fa accecare da un'ideologia, da un accecamento collettivo e si pensa che tutto andrà meglio, perché questo ci veniva detto, Io me lo ricordo perfettamente, ci veniva detto che tutto con la globalizzazione sarebbe andato meglio per noi, che noi avremmo venduto i nostri tessuti a una classe media cinese che sarebbe stata immensa e avrebbe continuato a crescere, avrebbe chiesto i nostri tessuti. Questo ci veniva detto, va bene? Mentre dall'altra parte veniva detto, e poi certo, le Ferrari, Armani, quello era molto più facile da credere, quello era evidente sarebbe successo, perché in effetti erano il meglio, ci si trovò di fronte all'idea contro la quale era inutile obiettare, perché si passava da retrogrado. Io ricordo molte discussioni che finivano così, con io che facevo la figura del retrogrado, la parte anche un po' del retrogrado, perché mi divertiva molto questo fatto alla fine, e mi ricordo che questo era il punto, cioè c'era una sorta di convenzio ad excludendum verso chi non che la pensasse diversamente, perché aveva paura, come me e come tanti piccoli imprenditori, che il loro settore forse non ce l'avrebbe fatta, che quindi quando si andava a Seattle a parlare bisognasse provare a parlare un po' anche di queste persone qua. Ma fummo spazzati via, prima politicamente, poi prima concettualmente, poi politicamente e poi fisicamente. Beh, io penso che in quell'occasione prevalse una visione politica di quell'atto, cioè che in qualche maniera si allargava l'area del commercio e quindi si restringeva l'area dei conflitti. La dimensione commerciale probabilmente fu messa in secondo piano quando, io cito l'opinione per esempio di Andrea Goldstein dell'OCSE, sostiene che appunto ci sarebbe dovuta essere un vero negoziato, una vera trattativa, che quindi in sé la scelta di allargare il WTO non fosse sbagliata, ma dovesse essere sostenuta da una trattativa. Però i cinesi non sono solo quelli di Pechino. Tu vivi a Prato e raccontaci un po' i cinesi di Prato e il sentimento, come dire, ambivalente che tu hai trovato, per esempio, hai descritto in alcune pagine, quando entri insieme alla polizia, sì, se non sbaglio, in un laboratorio cinese. Beh, i cinesi di Prato son fantastici. Provate a immaginare una città che fino a poco tempo fa, ma credo ancora oggi, con i volumi molto in calo ogni anno, era il polo tessile più importante d'Europa. Ecco, in questa città si viene a installare una comunità cinese che cosa fa di lavoro? Abbigliamento. Perfetto, no? Sono cinesi, sono svegli, perché sono svegli. Fanno abbigliamento, non si fa tessuti, chilometro zero diventa, no? A volte neanche. Invece no, perché, e questa è la cosa che molto spesso non viene capita, cioè i cinesi di Prato non hanno tolto il lavoro ai pratesi. I cinesi di Prato hanno fatto una cosa di straordinaria intelligenza, cioè hanno approfittato del fatto che Prato è diventato un bacino logistico perfetto per tante cose, al centro di tante strade, facilissimo da raggiungere, e loro facevano il pronto moda, cioè le cose che vanno a finire nei mercati, ma anche nei negozi, anche con le loro linee, tutte con nome italiano. Queste cose qua venivano a essere fatte con tessuti importati dalla Cina. Cioè provate a immaginare, siete nel centro del tessile europeo, i tessuti li importate dalla Cina, li fate lavorare a Prato, accanto alle fabbriche morenti del tessile, e voi producete abiti, giacchettine, camicette, roba veramente molto molto scadente, quasi tutta di cotone tra l'altro nella città della lana. E la cosa più straordinaria è che in base alle leggi italiane queste aziende sono aziende italiane e quindi made in Italy, i loro prodotti sono made in Italy. Immaginatevi il paradosso di tutto questo, cioè noi si è creati made in Italy nel mondo, no? Armani e tutto il resto.
Chi è che lo sfrutta? Chi è che lo fa veramente fruttare? Chi è che lo sa usare davvero? I cinesi, che vengono a Prato e fanno delle aziende straordinariamente capaci, molto rapide, molto veloci, in un attimo vanno a essere sul mercato, copiano da Zara, che a sua volta copia da Armani, in un meccanismo meraviglioso e perfetto, perché ormai con internet tu vedi subito che c'è alle sfilate, Zara ci mette un po' di più a copiarlo da Armani, loro copiano Zara in un giorno. Perché? Perché sono riusciti a portare in Italia, nel tempio del Made in Italy, anche i loro ritmi di lavoro, perché è tutto illegale, tutto clandestino, tutto fatto di notte, tutto nascosto, tutta la gente che spesso non si intende nemmeno fra cinesi, perché poi se tu vivi a Prato, questa è una delle prime cose che tu impari, no? Che non esiste una cosa come i cinesi sono diversissimi l'uno dall'altro. A Prato, per esempio, ci sono cinesi di due luoghi che sono distanti 10.000 chilometri fra sé, quindi parlano lingue diverse, non si intendono fra di loro, devono ricorrere ai mandarino, però non tutti lo sanno il mandarino, quindi non si intende nemmeno fra di loro, per capirci. Molti arrivano, non escano fuori perché non hanno i documenti, stanno lì sotto, stanno a lavorare, lavorano e creano una straordinaria storia di successo, questo sì, ma una vera storia di successo globale, agrodolce, perché poi funziona in spregio a tutte le regole che noi si è voluto fare. Io ci andai perché a quei tempi avevo letto di questi raid che faceva la polizia e una volta chiesi di poter andare, mi autorizzarono, mi disse te stai da una parte, stai solo a guardare, naturalmente entrai. Ma in questi capannoni c'era delle cose incredibili, cioè le bombole del gas accanto ai bambini che giocavano, quello che dormiva da un'altra parte, tutto infiammabile, come non sia quasi mai successo, che, a parte per caso destò poi l'attenzione di questo capannone cinese che bruciò, come non sia successo, come non succede tutti i giorni, è un miracolo, qualcuno ha vegliato su queste persone. Insomma, delle caratteristiche di illegalità totale che però, e qui la cosa, il vero grido d'aiuto e il vero fallimento, non c'era verso controllare, perché erano troppi. Cioè, le istituzioni italiane, che hanno comunque da fare tante cose, la polizia, i carabinieri, la finanza, l'ASL, i vigili del fuoco, dovevano andare tutti insieme praticamente, no? E tutti insieme dovevano fare un controllo, dovevano registrare tutte queste persone che non erano registrabili perché molti non avevano documenti, che andavano in questura, non avevano documenti, gli dicevano questo è foglio di via, vattene dall'Italia, poi lo facevano scendere, lui montava in macchina e tornava a lavorare, no? E comunque su 40.000 aziende che c'erano ne potevano controllare 4.000 all'anno, ma non c'era verso. Quindi provate a immaginarvi un sistema in cui tutto questo è sostanzialmente impunito e va avanti, e va avanti, e va avanti. E rappresenta una visione in qualche modo beffarda e quasi comica, no? Di cos'era la globalizzazione. E noi però si sono viste tutte queste cose. Ora, capito? Cioè, immaginati, Tommaso, te che improvvisamente accanto a te, nel capannone accanto, arrivano 500 cinesi e cominciano a fare le tue cose e lavorano senza magazzino, tutti lì a dormire. Lì. Cioè, chiaramente succederebbe l'inferno, il giorno dopo li fanno chiudere. Però non è successo. E non è successo. Non è successo. Ecco, spiegaci un fatto, perché c'erano, da come l'hai descritto tu, c'erano tutte le condizioni perché Prato fosse, come dire, un conflitto a sfondo razziale di quelli, certo, di quelli seri e ampi. Invece non è successo. No, non è perché successo, ma è... Allora, c'è stato un accomodamento, c'è chi dice che poi molti pratesi guadagnassero, certo, con gli affitti dei cinesi, certo. Quindi, e poi in fondo è un ragionamento, uno potrebbe dire ma prima di arrivare a 40.000 aziende qualcuno nella civilissima Toscana doveva pur guardare cosa... Allora all'inizio c'era quest'idea che loro fossero, allora fa ridere, praticamente delle persone disagiate che venivano da un paese povero che andava aiutato. Ma fino a poco tempo fa c'era anche nei trattati questa cosa, ti ricordi? No, Dario, c'è stato fatto. La Cina era considerata un paese in via di sviluppo. Quindi all'inizio c'era questo pietismo che veniva fatto. Poi c'era il fatto che mentre i cinesi crescevano, parallelamente, ma
senza un rapporto preciso poi le aziende pratesi andavano a crollare e lasciavano liberi i capannoni. E a quel punto l'imprenditore, ormai strozzato, cosa faceva? Li affittava ai cinesi, i quali i cinesi pagavano bene, pagavano subito, pagavano a nero molto spesso. E quindi si creava questo meccanismo in base al quale il tuo fallimento come imprenditore diventava il tuo successo come affittuario. E nel silenzio pressoché completo, questa caduta si verificava, ecco, senza che nessuno, a parte te Dario, perché in realtà la ragione per cui Dario è qua è che l'ho voluto io perché lui è, ora fammelo dire, non mi interrompere con il tuo understatement, lui è il giornalista economico italiano che ha visto le cose molto prima. Infatti lui a Prato ci è venuto tantissimo tempo fa e si è accorto che lì stava succedendo qualcosa e spesso ne ha parlato. Poi certo ha parlato di mille altre cose, anche molto della Cina, però ha fatto esattamente quello che il giornalista economico deve fare, cioè non si è mai accontentato della storiella che gli veniva raccontata a tutti i livelli, mai si è accontentato di leggersi gli articoli e i libri dei premi Nobel che raccontavano che il mondo era piatto e che tutto era perfetto. Lui è andato sul campo, ha visto le cose e si è accorto che qualcosa non funzionava e l'ha detto subito. Per questo siamo diventati anche amici, perché poi alla fine era evidente che qualcosa non tornava, però appunto pochi se ne sono accorti e lui è stato ed è ancora uno di questi. Tu, Edoardo, da queste riflessioni ne hai tratto poi però una tua cifra, sia letteraria ma anche personale, che io chiamo di nostalgia, no? Sì. L'ultima volta che abbiamo chiacchierato al telefono siamo stati un'ora e mezza a discutere di questo, della nostalgia, cioè non parli solo degli imprenditori, tu vedi una società italiana che ha avuto un'età dell'oro in cui si stava meglio e oggi invece si sta peggio. E allora abbiamo fatto una lunga discussione sul concetto di deprivazione relativa, che vi risparmio. Però ecco, raccontaci, se è andato al di là della fabbrica, al di là di quel declino della tua borghesia. Ma guardate, allora, vi faccio un esempio un po' terra-terra, no? Insomma, io da un po' di... ho ricominciato solo da qualche anno a sentire la radio, curiosamente dal lockdown, non so bene perché, prima non la sentivo quasi mai. Ecco, ho scoperto che a Prato, ma in Toscana, in tutta la Toscana per esempio, stanno furoreggiando e anzi stanno veramente andando molto bene, al di là delle radio nazionali e fare la programmazione nazionale, queste radio che fanno solo musica degli anni 70 e 80, esclusivamente questa musica qua. Una si chiama Radio Nostalgia proprio. Va bene. L'hai comprata. No, ora la sento. Musica meravigliosa, questo è evidente, non c'è mai stata musica bella come negli anni 70-80, cioè, quelli che vi dicono il contrario non se ne intendono, e vabbè. Però che e gli inserzionisti che continuano stanno intasando, tra l'altro, queste radio, infatti rendono più difficoltoso appunto ascoltare la musica, piena di pubblicità. Quindi qualcuno le sente, quindi c'è un meccanismo che comunque lo vedi un po' in tutto, anche i grandi film sui supereroi, per esempio, parte che nascono da supereroi, e io leggevo quando ero bambino, quindi è roba anche questa degli anni 70-80. Ma poi i richiami che ci sono all'interno dei film e delle canzoni, alle cose fatte in quegli anni là, non si contano più, non si parla più nemmeno di omaggi, né di citazioni, è il modo di fare le cose, cioè ispirarsi a un tempo in cui c'era un'altra produzione. Cinema lo stesso, per esempio, Tarantino è il maestro di questa contaminazione, no? Allora questa cosa qua, che parte naturalmente prima dalla cultura, qualcosa vuol dire, insomma io tutti i giorni sono preoccupato, non che sia preoccupato, ma me ne accorgo, cioè i miei figli sentono sì la musica di oggi, però poi sentono anche Neil Young, Bob Dylan, quindi, e non va mica bene, perché io quando avevo 20 anni non è che ascoltassi la musica di prima, ascoltavo la musica di quegli anni lì. Vedevo i film che parlavano di quegli anni lì. Per non parlare poi di questa incredibile moda delle moto e delle auto d'epoca, che è diffusissima. Ormai le persone piacciono solo le auto d'epoca. Anche quelle brutte, perché ce n'erano tante auto brutte. E ora improvvisamente tutti dicono che sono belle, no? C'è qualcosa all'opera. C'è un'insoddisfazione generale, culturale, per come è il mondo di oggi. È un rifugio in questi tempi che, a torto o a ragione, a volte ha ragione, ma a volte un po' anche a torto,
vengano considerati una sorta di piccolo paradiso. E guarda caso, però, erano tempi in cui c'era un'incredibile crescita economica, ma che non solo a Prato, da tutte le parti. Poi Quiglia si è fermata, allora cosa gli vuoi dire a queste persone? Perché guardate, si fa presto, no? A dire la nostalgia. La nostalgia è una cosa da poco, parliamoci chiaro, insomma, tutti si può essere nostalgici di qualcosa. Io ricordo quando finì il liceo, andavo all'università, non mi trovavo neanche tanto bene, andavo sempre al liceo a salutare i professori, invece ero già un po', mi mancava già il liceo, quindi ti mancano i tempi belli di quando sei giovane. Era colpa dei cinesi. No, i cinesi no, stavolta no. Però insomma c'è qualcosa all'opera se i movimenti culturali sono questi, se anche nella moda, poi la moda, abbiate pazienza, cioè, se guardate un po' come sono... Cioè, voi siete vestiti come ci si vestiva 30 anni fa. Perché? Perché voi avete gusto, perché vi rendete conto, è inutile vestirsi come ci si deve vestire ora. Quello è il classico. Cioè, quando manchi Gucci e fa le cose da pazzo oggi, sono tutti richiami al passato. Anche quello qualcosa vorrà dire, no? Perché ci si rifugia in questo passato? Era meglio o siamo pazzi noi? Questo è un tema che secondo me si deve considerare. Io non sono ancora sicuro, però le vedo queste cose e al di là di definirle nostalgiche, mi sembra che raccontino uno spaesamento generale, no? Uno spaesamento generale, un'incapacità di trovare una grande storia che ti racconti oggi. Dune, l'avete visto? Se siete andati al cinema a vedere Dune, se non siete andati, andateci, è bellissimo, un film fantastico. Però Dune è stato scritto nel 69, anche lì. Finalmente hanno fatto una versione bella, ora la prima non era un granché, ma insomma è una cosa del 69, è una storia straordinaria scritta in quegli anni lì. Quindi su questo magari si tornerà. Allora, su questo noi discutiamo. Io adesso ve lo risparmio, ho scritto una cosa ho studiato un po' la deprivazione relativa, cioè il motivo della scontentezza e della nostalgia molto spesso è un confronto relativo. Non ve la faccio lunga. No, però invece sì, qualcosa dovresti dire. Vi racconto solo un elemento che è molto divertente. Hanno fatto una ricerca sulle premiazioni alle Olimpiadi, sul podio. Una ricerca che si è basata sui filmati e quindi sulle espressioni facciali ed emotive dei premiati alle Olimpiadi. Allora, qual è la contraddizione? Il secondo è incazzato. Ma lo si vede. Il terzo è contento. E questo ci porterebbe lontanissimo questa riflessione. È tutto relativo, cioè il sentimento di scontentezza, di mancanza, di privazione è tutto relativo. È tutto in rapporto ad un parametro che noi ci siamo fissati. E questa è l'obiezione di fondo, non solo quella del podio, ma il resto ve lo risparmio, perché ci sono degli studi seri sulla deprivazione relativa, è secondo me una tendenza molto forte della nostra epoca, che tende poi a riprodurre delle età dell'oro che non erano età dell'oro. Io ho fatto delle discussioni con Edoardo, anche sì, i nostri padri, e dico, ma vai a vedere i consumi alimentari dei nostri padri, e l'età media, perché io scherzo sempre quando c'è una quando si parla dell'Occidente, dei guai che ha creato l'Occidente, e poi dico, ma l'età media è così elevata, e le medicine qualcosa avranno contato, no? in questo risultato. Adesso ve la faccio breve, ma ritorno Edoardo. Ma quindi una parola come innovazione, per te è una bestemmia. No, innovazione è la cosa più importante di tutte. Guardate, io... Quando parlo di questo è perché mi lamento che non ci sia abbastanza innovazione, ma la vedo poco in tanti campi e soprattutto la vedo poco nella mia vita in realtà. Cioè non sono tante le cose che vedo essere innovate e essere migliori. Per continuare a fare la figura del retrogrado dirò che io mi sono ricomprato, mi sono fatto restaurare gli amplificatori che avevo ai tempi per sentire la musica e mi sono ricomprato dei vinili che hanno ristampato ora belli. Sto sentendo i
i miei vecchi dischi, e si sente mille volte meglio che con le cuffiette, con i CD, con questa roba qua, si sente mille volte meglio. Quindi in realtà io vorrei che ci fosse un'innovazione, che purtroppo me la vedo poco intorno, ecco, oppure quando c'è qualche difetto, c'è qualcosa che non torna. Non è un'innovazione fatta per darmi qualcosa di migliore, è per darmi qualcosa, per darmi tante cose un po' tutte mediocri, un po' come DAZN, che quest'anno fa la Serie A, ma non si vede nulla, perché sono tutti campi larghi, c'erano tre o quattro telecamere, e non si riesce a vederla più. Prima si vedeva, c'era da sopportare Caressa, però si vedeva meglio le partite. Oggi si veda molto peggio, insomma, anche i commentatori. Insomma, è un po' il segno di questa cosa, cioè mi vengono date tante, tante cose, però tutto un pochino scadenti in realtà, no? Non so come dirlo, però forse è perché io a 14 anni, come molti di voi, a 16 anni andavo a giro sulla Vespa, no? La Vespa ci piaceva a tutti, però non era solo il fatto che ci piacesse, c'era una ragione per cui ci piaceva. Senza casco. Senza casco. Grande libertà. Lasciamo perdere, insomma. Io sono vivo perché c'avevi il casco. Dieci giorni uno mi ha tamponato, sono saltato in aria, ho battuto la testa all'indietro, quindi sono vivo per il casco. Quindi non è che parlo male del casco. Tra l'altro ce n'ho uno rosa. Ah, beh. Rosa, ma non perché volevo scegliersi il colore, perché non ne trovavo uno rosa. Grande abbastanza per contenere questa testona. Leggi una pagina sul progresso, appunto. Sì, però la Vespa, volevo finire questa cosa della Vespa. La Vespa è al Museo d'Arte Moderna di New York, come un esempio straordinario di design. Non era solo il modo per andare a giro, che usavano, si davano noi ragazzini, ma anche gli operai. Qui, lì, si usava una cosa, era design puro. Qualcosa vorrà dire. Cosa devo leggere qui? Il progresso, la tua visione del progresso. Da che libro? Ah, sì. Questa è quella cosa di mio suocero, infatti. Questa è molto divertente. Il progresso dell'umanità, sosteneva il Carpini, era finito il giorno in cui quello stilista famosissimo gli aveva chiesto quanto costassero i suoi tessuti. Non lo sconto, sia chiaro. Gli era stato chiesto il prezzo. Perché, diceva lui, se gli stilisti famosissimi e pieni di miliardi che trasformavano i suoi tessuti nei capi d'abbigliamento che poi vendevano a peso d'oro in tutto il mondo, si mettevano a risparmiare sulla materia prima, voleva dire che era tutto finito. Se l'ingegno umano non veniva premiato come meritava e doveva piegarsi alle micragnose raccomandazioni dei ragionieri, vociava il Carpini, non si stroncava nel mezzo solo la moda italiana, ma anche lo spirito stesso del creare artigianale con le macchine e col sudore dell'uomo e la piena occupazione, il benessere che diffondeva e dunque il futuro. Se il cliente attaccava a rosicchiare la giusta retribuzione dell'artigiano, perché artigiano amava definirsi, pur essendo diventato ricco, sì, ma infinitamente meno degli stilisti che serviva, doveva riscuotere per poter continuare a esistere, sperimentare, imboccare tutte le strade sbagliate che voleva, se voleva. Perché per innovare si fa così, si sbaglia, si sbaglia, si sbaglia ancora, fino a quando non arriva l'idea giusta, allora ogni perdita viene prontamente coperta e subito dimenticata. Ecco, se prima o poi il cliente avviava anche a morderla quella giusta retribuzione e dopo a sbranarla per pagare il costosissimo branco di consulenti che aveva assunto per risparmiare i suoi costi, in capo a qualche anno sarebbe finita ogni cosa. Prima l'inventiva libera dell'artigiano e poi l'artigianato, e con l'artigianato il tessile, e col tessile l'Italia, e con l'Italia il mondo intero. Questo diceva il Carpini, che è il suocero, il vulcanico suocero, che ha fatto l'errore di dare sua figlia Carlotta a me. A lui. La pandemia, arriviamo, sì. Che è una forma di globalizzazione. Tu come l'hai vissuta e l'hai classificata nella tua, diciamo, nella tua cultura, nella tua elaborazione da scrittore? Ma allora, io mi sono, come tutti, mi sono trovato a mal partito da subito. L'unico vantaggio è stato che sono riuscito a far tornare da Londra i miei figli, che studiano ancora là, lavorano là, e sono stati con me un anno e mezzo, e questo è stato un regalo straordinario che mi è stato fatto, perché già erano lontani, poi sono tornati, e noi si sta in una casa piuttosto grande, siamo stati chiusi in questa casa come tutti, non siamo usciti poche volte, andavo io a comprare la carne come il cacciatore che esce con l'arco per uccidere una belva e portarla a casa, insomma. Sono stato bene nel lockdown io, sono stato bene, finché c'è stato il lockdown. Quando poi è finito ho trovato e sto trovando grandissime difficoltà,
anche a uscire, per esempio, non so se capita anche a voi. Ora che pure sono mesi che si può liberamente muoversi, io sarà la terza volta che esco dalla Toscana, questa. Non so perché, a Roma non sono più tornato, non che mi sia mai piaciuta Roma, ma insomma, non lo so perché ho delle difficoltà a riprendere tutte le libertà che avevo prima, è un po' complicato e da questo punto di vista devo dire che non mi sono ripreso, però so che per molti è così e quindi in qualche modo ci si può aiutare forse raccontandoci queste storie. Avevo anche molta preoccupazione, temevo a un certo punto, ho sinceramente temuto che saltasse tutto, cioè tutto il sistema, tutto il modo di approvvigionarsi delle cose, ho fatto una super spesa un giorno al supermercato, ce l'ho ancora tutta la roba, avevo comprato cose a lunga osservazione e perché temevo che qualcosa potesse succedere. Hai pensato che la pandemia uccidesse la globalizzazione? O l'hai sperato addirittura? No, io ho pensato che la pandemia era un incredibile sasso nel mezzo della strada della globalizzazione e questo è stato vero, perché come dicevo un pochino prima, insomma, ecco, la globalizzazione funziona quando tutto va bene, altrimenti si blocca tutto, perché è un meccanismo estremamente delicato, se ci pensa, è fragilissimo. Queste immense filiere mondiali in realtà poi sono alla mercé di poche piccole cose, no? Se si blocca un porto in Cina salta tutto il commercio mondiale, se si incaglia la nave, come diceva prima Tommaso, salta il commercio mondiale, è tutto molto delicato e molto fragile, no, salta, si blocca, e quando si blocca però tanti poi il problema ce l'hanno, poi certo riprende, io sono convinto che riprenda, penso che si riassorbiranno tutte queste difficoltà sicuramente, però ecco, devo dire che quando sento dire, anche da te, quando lo scrivi anche te, perché ti leggo sempre io, quando sento e leggo che qualcuno sta pensando di riportare produzione in Italia, o anzi la sta un po' riportando, si sta riapprovvigionando in Italia o anche in Europa, io un po' di divertimento, un po' di godimento ce l'ho, ecco, non posso nasconderlo. Sai, io sulla questione dei colli di bottiglia, lo dicevo prima con Tommaso, penso che in questo momento su alcune cose si dà la colpa alla pandemia per errori di programmazione. Ma scusate, che i semiconduttori, dicevo a Tommaso, non dovessero essere la produzione di semiconduttori non dovesse essere concentrata a Taiwan per gli ovvi motivi geostrategici, non è colpa della pandemia. No? Che Intel oggi decida di fare una fabbrica in Europa per presidiare il mercato europeo, non è colpa della pandemia. Evidentemente se era sui semiconduttori si erano fatti degli errori, no? Quindi siccome oggi diventa abbastanza facile, quindi io su colli di bottiglia penso che, per carità, un surriscaldamento dell'economia tutta insieme, una ripartenza immediata genera dei contraccolpi, però secondo me la globalizzazione ha retto ben oltre quello che si pensava. Se voi vi ricordate, nelle prime settimane del lockdown, il terrore delle imprese italiane, io conosco per esempio Alberto Bombassei, ho un rapporto personale, era terrorizzato che la Brembo uscisse dalla catena di fornitura dell'auto. Allora, quante aziende italiane sono uscite dalle catene di fornitura? Zero. Ora uno può dire perché gli italiani sono insostituibili, lo spero, però ci sono dei meccanismi di relazione della globalizzazione che secondo me alla fin fine della pandemia vengono avvalorati e non vengono azzerati. Poi certo c'è il caso specifico del collo di bottiglia A, il collo di bottiglia C, i noli che salgono, i prezzi dei container che non si trovano, o semplicemente, sapete, quando ci sono misure economiche che determinano una domanda forte, succede anche che non si trovino i ponteggi per le facciate delle case. Quindi, però ecco, trarne delle conseguenze. Secondo me la globalizzazione alla fine ha dimostrato di tenere. Se io ho delle paure sulla globalizzazione, è la politicizzazione della globalizzazione, scusate la cacofonia, cioè che in qualche maniera la forza, il modello, la questione cinese oggi si ripropone in termini del tutto nuovi,
non è più quella competizione per noi sulle produzioni a basso valore aggiunto. Oggi è un'idea di capitalismo. C'è un bellissimo libro di Alessandro Aresu che era dedicato al capitalismo politico in Cina e negli Stati Uniti, perché questa è la tendenza che viene avanti. Questa tendenza, secondo me, è ancora più preoccupante, perché è un cappello politico dirigista sulla globalizzazione, che per carità crea scompensi, crea contraddizioni, ma ha anche generato, come dire, delle novità importanti, perché poi c'è sempre la polemica sulla disuguaglianza. Beh, insomma, la globalizzazione non ha aumentato le disuguaglianze, ma l'obiezione è: perché ha portato fuori dalla povertà milioni di persone? L'obiezione è: ma quei milioni di persone sono tutti cinesi? No, lo so, però se voi dite che la globalizzazione ha aumentato le disuguaglianze, non è vero. Secondo me ha aumentato il senso di deprivazione relativa del ceto medio occidentale, che ne ha tratto la conseguenza di aver subito una disuguaglianza. Ma nel rapporto, e poi smetto, la ripasso a lui, nel rapporto col ceto medio, secondo me, noi dobbiamo riavvolgere il nastro al famoso changeover e al cambio lira-euro, che lì veramente si creò una prima cesura di fiducia, non tanto di benessere, di fiducia, che purtroppo non si è più ricucita. Tu non la pensi così? No, volevo dire una cosa interessante, quella cosa che hai detto prima, cioè perché non ci si è pensato prima a non fare i semiconduttori tutti nello stesso posto, perché Intel non ha fatto prima una fabbrica in Europa, no? Forse per una stortura mia mi sono venuti in mente Pratesi, come ti ho detto prima, perché voi non avete fatto qualcosa? Perché era andato tutto bene fino a quel momento. Perché l'Intel non ha fatto un'azienda in Europa, perché non aveva bisogno, perché psicologicamente riteneva però impossibile questo succedere. Se ci fosse un economista direbbe quindi è rendita, però. No, ma concettualmente è rendita. Più che... Ma guarda, poi alla fine siamo tutti legati a una psicologia comune. Le neuroscienze sono le cose che si dovrebbe studiare tutti adesso, perché è il modo per capire come si ragiona davvero, no? E le persone, finché non hanno una vera ragione per cambiare di fare le cose, non la cambiano, non la fanno, non prendono il rischio di farlo. Quando te tu dici la disuguaglianza che è solo un problema di deprivazione relativa, no? La nostra scontentezza, però sai, non so io, il reddito di cittadinanza prima non c'era, no? Cioè questa roba qua, bisogna guardare anche questo, cioè il bisogno di dover dare dei soldi alle persone per non far nulla, nasce dal fatto che tanta gente fuori da qua, fuori da Pavia, fuori dal nord, partendo appunto da Prato e andando fino giù, perché anche del sud bisogna parlare prima o poi, la situazione è drammatica. Cioè questa gente qua, veramente le poche aziende che avevano non ce l'hanno più, spazzate via dalla concorrenza cinese. E come si fa a pensare di essere ancora uno Stato unitario quando il divario economico è così ampio, no? C'è un problema enorme. Finché non ci si limita a parlare di quello che sta succedendo qui, beh, noi si corre il rischio di lasciar perdere e di non occuparsi di un problema enorme. Cioè, cosa vuol dire dover dare i soldi alla gente per non far nulla? E poi trovare che i ristoranti, mi dicevano quest'estate, non hanno i camerieri, le persone non vanno a lavorare, tanti si lamentavano con me, mi dicevano questa cosa. No, cioè qualcosa è successo, non è solo deprivazione relativa, quella è deprivazione vera. No. Vai. Da qua i posti di lavoro. Ah, ecco, sì. All'idea risibile che i posti di lavoro persi con la globalizzazione potessero essere sostituiti da quelli creati con la rivoluzione digitale non può ormai credere neanche il più entusiasta dei tecno-ottimisti. Non mentre sono milioni di disoccupati e disoccupati in Europa e in America che passano le giornate a inviarsi messaggi, guardare video e postare fotografie di cani, gatti e tramonti, contenti matti di poter comprare a qualsiasi ora del giorno e della notte roba che non gli serve e servizi inutili con i 4 soldi dei loro sussidi, mentre le loro vite e le loro viste, no, le nostre vite, le nostre viste si consumano a leggere messaggi d'odio che trasudiano dai social network e a crederli veri.
scritti da uomini e donne giustamente arrabbiati per lo stato del mondo occidentale, quando invece a insultare, denigrare, mentire, seminare zizzania non sono che i bot, programmi creati per minare, destabilizzare e infine controllare il nostro sistema traballante da parte di dittature che vogliono solo vederlo crollare per profittarne, imperi senza libertà e senza democrazia che si sono appropriati della rivoluzione digitale che abbiamo creato noi grazie alla libertà e alla democrazia. E poi ce l'hanno rivoltata contro, perché ormai dovrebbe essere evidente anche ai più tonti che con quei miliardi di messaggi d'odio ci stanno molto semplicemente facendo la guerra nel modo più intelligente e contemporaneo che esista, la Russia e la Cina. Perché, insomma, ora vi racconto una storia, se abbiamo ancora tempo. Guarda, qualche minuto e poi apriamo. Una storia tra me e i cinesi, un testa a testa fra me e i cinesi. Allora, io qualche tempo fa andai sventuratamente a fare l'assessore alla cultura e sviluppo economico insieme della provincia di Prato. E a un certo punto cominciarono ad arrivare delle richieste di gruppi di studiosi cinesi che dicevano di aver letto il mio libro e volevano parlare con me. E arrivavano in questo mio ufficio in provincia, tra l'altro, se tu l'hai visto, il mio ufficio in provincia è molto meglio di Palazzo Chigi, era un palazzo rinascimentale, meraviglioso, io mi ero scelto un ufficio pazzesco, le volte affrescate. Avevo seguito il consiglio di un amico che mi aveva detto, se vieni nominato a qualcosa vai subito a vedere gli uffici e scegli il migliore. Io avevo scelto il migliore, ma era una cosa, Dario, era già bellissima l'anticamera. Vabbè, questi venivano tutti e venivano 5 o 6, venivano questi cinesi e mi facevano delle domande veramente minime, volevano sapere come avevo cominciato a scrivere, cosa pensavo di Prato, cose inutili, minime. E poi andavano via, e prima di andare via però volevano sempre farsi una fotografia con me. E dissi, vabbè, una volta, due volte, tre volte. A un certo punto, non lo so, un po' segreta, però insomma, alla fine, quando tu hai un ruolo di responsabilità politica, anche minimo come era il mio in quella situazione, venni chiamato da un signore dei servizi segreti, era davvero il signore dei servizi segreti, il quale mi disse, guarda, è una cosa importante questa, renditi conto che le persone che vengono da te non sono professori di letteratura dell'università cinesi, non sono come si spacciavano essere, non sono imprenditori, non sono studiosi, sono spie. Vengono da te perché loro, essendo una dittatura, devono informarsi di ciò, di tutto ciò che succede. Ora, io in quei tempi, tra l'altro, scrivevo e venivo ospitato, i miei articoli venivano ospitati sui Corriere della Sera, articoli nei quali dicevo più o meno le stesse cose che ho detto stasera, quindi le cose che non erano molto tenere con la Cina. E loro l'avevano lette, evidentemente, quelle cose lì. E volevano chiedermi conto di queste cose, però non mi attaccavano, volevano solo far sentire, era questo il loro metodo, la pressione, come dire, noi ti si ascolta. E ogni tanto aveva qualche mail di qualche studente che mi voleva chiedere un'intervista, una cosa, ne feci una, due, poi ne feci più. E questa cosa continuò finché io ero assessore a Prato e finché scrivevo sui Corriere. Quando poi mi stufai un po' di questa cosa e smisi di scrivere, smisero anche loro. Però se ne sono ricordati. Perché qualche tempo fa, vi ricordate la Via della Seta? Questa cosa Di Maio fece, ospitò tutti, questa gran cosa e sembrava, e che a me sembrava una follia, però in qualche modo, insomma. In quei giorni, a un certo punto, un mio amico mi segnalò, questo non lo sa neanche te, non so se te l'ho raccontato, un articolo, aveva letto su internet, un piccolo articolo, di un quotidiano del popolo, della rivoluzione del popolo cinese, nel quale c'era scritto questa cosa incredibile, che diceva il popolo cinese e il popolo italiano si uniscono in questa cosa, la Via della Seta, una cosa scritta a un grande... in barba alle opposizioni, te... Ora, veramente, sembra uno scherzo, ma è vero, te lo mando questa cosa. Alle opposizioni dei tre grandi oppositori di questa cosa, di questa unione tra la Cina e l'Italia. I tre oppositori, i tre malfattori sono Trump, Salvini e Nesi. Allora, io sul momento dissi,
qualcosa non torna, non è possibile sta roba, non ha senso. No, è perché loro, e qui c'è anche un complimento in realtà dentro, loro considerano la cultura importante, non come noi. Loro hanno pensato, se questo ha scritto ha vinto il premio Strega e l'ha scritto sui Corriere della Sera, è un personaggio importante, può cambiare le coscienze. Non sa che poi non gliene frega nulla a nessuno dei miei libri e delle cose. Però questo era, io ero il grande nemico dell'unità, perché se ne erano ricordati. E allora ho ripensato a tutte le foto che mi avevano fatto. E ho ripensato a quando il presidente Gestri, che tu conosci, che ti saluta tra l'altro, mi voleva portare in Cina. E io gli dissi, con i servizi segreti, ma ci vado o non ci vado? E fece, no, non ci andare. Io avevo visto già tutto fatto, mi toccò litigare per non andarci. E vabbè, insomma, questa è credo, una storia divertente e stranamente e purtroppo vera, però. Bene, c'è qualcuno che rompe il ghiaccio? È una chiacchierata, quindi domani... Prego. Che fine ha fatto Loro Piana, il marchio Loro Piana? Allora, Loro Piana è stata comprata da LVMH, a questo grande gruppo, e lo stanno facendo diventare una cosa di grande lusso, però probabilmente, come lei giustamente nota, anche ci sarà qualche problema anche di qualità. Se lei l'ha trovato, sicuramente ci sarà. Vedete, è interessante questa cosa, perché Loro Piana e Zegna sono gli unici casi di successo, di imprenditori che prima facevano i tessuti e poi sono messi a fare gli abiti. Perché tra tessuti e abbigliamento, che sono sempre messi insieme con le statistiche, quelle ufficiali, c'è sempre una grandissima differenza, è molto molto difficile fare il salto. Tra l'altro un'altra cosa che ci veniva rimproverata, noi si faceva i tessuti, perché non fate come loro, perché non riuscite anche voi a passare nel campo dei produttori di tessuti, di abbigliamento? Perché è molto difficile. Difficilissimo, è tutto un altro lavoro, è molto complicato. Insomma, però è interessante quello che ho detto, io ho sbagliato prima. Non è che voi vi mettete roba fatta, simile, vi mettete quella roba lì. E questa c'è tutta la differenza del mondo. Grazie per avermelo fatto notare, avevo sbagliato io, e questo volevo dire. Perché anche questo c'è da dire, e qui la deprivazione c'entra poco. Era meglio le cose fatte prima, gli abiti fatti prima, non c'è confronto fra come li facevano prima e come li fanno ora, ma a tutti i livelli. Quando io qualche tempo fa, la mia bambina, ora è grande, insomma, voleva in tutti i modi che andasse in un negozio di questa fast fashion, va bene? E mi dice, dai babbo portami, e siccome è la mia bambina, io ci vado, insomma. Per nessun altro l'avrei fatta, se me lo chiede lei va bene. Si va lì e io entro in questo negozio, non c'ero mai entrato, e da lontano vedo i capi e sono belli, sono bellissimi, i colori sono giusti, sono tutto perfetto. Il negozio era ganzissimo, musica forte, commessi, belli, giovani, insomma funzionava tutto. Allora quindi vado verso questi capi per toccarli. Ogni passo che facevo c'era un problema. Cioè vedevo che non erano così tanto belli, finché quando li toccavi e ti accorgevi che non erano belli, che non avrebbero funzionato, non avrebbero resistito. Poi però ti guardavi il prezzo e tu vedevi 49,99 per un giubbotto, cioè prezzi fuori del mondo, no? E allora tu capivi lì come funzionava. Era però impressionante il percorso che tu facevi verso questa cosa e la perdita di qualità che ottenevi passo dopo passo, man mano che ti avvicinavi. Quindi questo, lo ringrazio per la domanda, è importante questa cosa da dire. Questo non entra nel tuo discorso. Altri? Semplice, prego. Allora, innanzitutto grazie per la tua testimonianza, che oltre a essere interessante anche disturbante, perché dentro un po' rode. Ok, primo aspetto. Voglio un po' cercare di anch'io fare
Grazie, ho il microfono adesso. Allora, voglio anch'io provare a fare qualche obiezione per capire cosa ne pensate, cosa ne pensa anche il dottor Di Vico. Allora, forse il gioco della Cina è un po' troppo grosso per Prato. Cioè, stiamo parlando di una cosa in cui il primo ministro ieri ha detto a Taiwan: potete aspettare quel che volete, ma prima o poi vi inglobiamo. Cioè, forse quello che doveva succedere è qualcosa che ha a che fare con la fine dell'impero romano, cioè cose di questo tipo, no? Per cui effettivamente sì, sì. Prato e anche l'Italia, in senso generale, certe esperienze vanno a finire, è il destino che finisca. L'altra cosa che reagisco, prendendo spunto dal fatto che i suoi figlioli sono andati in Inghilterra, ovviamente non ce l'ho né con lei, con i suoi figlioli, è che c'è qualcosa che non va sicuro, perché tutti questi ragazzi, tra l'altro i migliori che se ne vanno, delle due l'una, o gli stiamo veramente antipatici e non ne possono più, oppure c'è qualcosa che non gli dà l'ingaggio per rimanere, o non ci credo un sì in fondo. Terza domanda, ok, ma se io prendo quello che lei dice, la domanda spontanea che mi viene è quindi, e io su questo, non fosse altro anche per quello che rappresento oggi qui, non sono d'accordo, perché noi siamo pieni di innovazione, noi siamo pieni di idee nuove, di imprese nuove, un rebound del 6.9 di PIL. Forse quello che ci manca è il fatto che non ci sia stata una trattativa sul WTO. Forse quello che ci manca è una politica industriale che magari, cogliendo il fatto che all'epoca per Prato era troppo piccola battersela con la Cina, doveva ripensare. Forse quello che ci manca è il coraggio, forse ultimamente un po' meno, almeno io ho speranza, che certe rendite di posizione dalla persona che ha la pensione all'imprenditore, diciamo, nostalgico di un passato, inevitabilmente il tempo li tritura, perché cambiano le condizioni. Noi due non ci conosciamo. Allora, vediamo come va a rispondere. Innanzitutto lei mi sta molto simpatico, perché somiglia in modo impressionante a un mio grande amico. E quando si è tolta la mascherina per un attimo ho pensato fosse questo mio amico di Firenze. Quindi vediamo se riesco a rispondere. Allora, la prima cosa, sì, certo, l'impressione è questa, che siamo di fronte a una cosa così grossa che è impossibile da affrontare. Quello che io posso fare da scrittore, da imprenditore che ha perso, è quella di lamentarsi, però, perché questa è la mia funzione, ho scoperto, c'è solo questa. Ci posso solo dire che far riflettere su ciò che non è andato bene per me è un ultimo tentativo di non stare zitto, di non farmi annullare dal destino che ha voluto che io, appunto, da pretese, mi trovassi a fare la guerra contro l'impero cinese. Quindi lo so che ho perso, però zitto non voglio stare. Quindi presa la prima cosa. Sui figli. Ma sa, glielo dico molto rapidamente, un esempio. Mia figlia si è laureata al Politecnico a Milano, a pieni voti, poi è andata al Royal College a Londra, ha fatto una carriera universitaria pazzesca, ha cominciato a mandare i suoi curriculum in aziende che cercavano un posto della sua posizione, di quello che aveva studiato lei. Dall'Italia non le ha risposto nessuno. Cioè, non è che non le hanno fatto un'offerta, eppure aveva messo su LinkedIn che ne aveva bisogno, e gli ho detto: amore, non ti preoccupare, sarà perché d'agosto sono chiusi, una bugia pietosa che gli ho detto. Però dall'Italia non le ha risposto nessuno. Da Londra le hanno risposto in tre. Uno era un municipio di Londra e due erano due multinazionali che la volevano per forza, tutte e tre l'avrebbero presa, gli davano anche un sacco di soldi. Il fidanzato di lei, che con la stessa carriera universitaria, in Italia era stato più fortunato, aveva trovato delle offerte, gli davano 400 euro al mese, no? E questo ragazzo andava a finire a Oslo, bravissimo, andava a finire a Oslo dove gli danno quasi 2500. Va bene? Questa è una delle ragioni, probabilmente. Non è che gli si sta antipatici, è che proprio qui qualcosa non torna nel sistema in cui noi si dà valore a questa gente che hanno studiato nelle migliori università del mondo, praticamente. Non è che si deve trovare lavoro a qualcuno che ha bisogno di lavoro, a quelli che si sono impegnati, che hanno fatto di tutto. E poi la terza cosa, qual era? Era molto interessante. Io bisogna che mi sforzi. Sì. In contrapposizione col fatto della critica che ha fatto il dottor Di Vico,
posizione, sì, hanno bloccato, no? Perché il problema degli ascensori sociali, adesso per usare un termine. Sì. No, però guardate, voi, io forse non sono riuscito a spiegarlo bene, allora provo l'ultima volta. Voi che vivete qui e che siete qua presenti, dovete in tutti i modi riuscire a provare a capire che vivete una situazione nella quale tutti vorrebbero trovarsi. Certo, ci siete perché ve lo siete meritato, vi siete impegnati, avete innovato, non è che ve la siete trovata sta roba, ve la siete guadagnata, ve la siete meritata. Però io ero come voi nel 99. Noi ci guadagniamo un sacco di soldi, la città guadagniamo un sacco di soldi. A Prato c'era questa statistica buffa che negli anni 80 si vendevano più Mercedes che a Roma, a Prato. Cioè c'era un benessere pazzesco, veramente. Troppo probabilmente, insensato, perché non è che uno ha una filatura e c'ha la Mercedes, però lui se la voleva comprare. Quindi eravamo anche noi una grande storia di successo, come voi siete voi oggi. Non lo siamo più. Cercate... Un imprenditore non deve pensare al benessere degli altri, io me ne rendo conto. Sì, ora forse un po' di più, fa parte dell'imprenditore anche questo adesso. Io sono contento che questo succeda, però credetemi, nella mia terra queste cose si vedono in maniera molto diversa. Quando si sente dire che bisognerebbe innovare, sono pugnalate, va bene? Perché io, quando poco prima poco prima di vendere l'azienda, ricordo noi si era fatto un tessuto fantastico che era fatto di cotone e acciaio, c'era un filo d'acciaio che noi si ritorceva insieme a tre fili di cotone, va bene? Ora so se sapete, si torce insieme, no? Perché se si torceva con un cotone e un filo d'acciaio si rompeva, se c'era due fili non andava bene, tre fili era l'ideale perché il cotone chiudeva l'acciaio non toccava mai la pelle, però quando si piegava teneva la piega, quindi veniva un effetto bellissimo, era come se quelle piegature meravigliose del lino si potessero avere anche sui cotoni, anche sulla lana se l'hai provato a farlo, era come potersi vestire stropicciato ma in maniera elegante e non povera, per capirci, e se ne è venduto un sacco, era difficile, era complicato e per un po' di tempo, per un anno almeno, si riuscì ad avere un po' di vantaggio sulla concorrenza. E poi però finì tutto, perché alla fine anche i cinesi appunto si erano messi a farlo e gli si rompeva, graffiava le gambe delle donne, perché erano le donne soprattutto che lo compravano, si faceva soprattutto abiti da donna, pantaloni da donna, lino e acciaio, era una cosa pazzesca, perché mettevano assieme due cose che non ci potevano stare, ma era molto bello. Però perché, ecco, vedi, l'innovazione è una forza straordinaria e però certe volte non si riesce a fare, quindi voi tenetevi ben stretto questo vostro distretto, questa vostra forza propositiva, questo entusiasmo, perché è importante, perché tanti altri che pure erano come voi e che credevano di essere bravi come voi, poi alla fine si sono trovati a non riuscire a portarlo a fondo. Innanzitutto grazie mille della bellissima conversazione, sono un suo grande fan, il mio suo libro preferito è L'età dell'oro, sono veramente innamorato, grazie, di quel libro. Grazie. Io sono una prima generazione imprenditore che è iniziato nel medicale circa 10 anni fa, e, è un'azienda che è cresciuta pian pianino, adesso sono tutto contento e sono ancora nella fase dell'euforia, diciamo così. Io penso che la lezione però di questo mondo oggi sia anche di o innovare o muori, ma allo stesso tempo saper capire che il tempo cambia talmente velocemente che bisogna sapersi riconvertire immediatamente in qualcos'altro. Cioè alla fine io penso sempre al tassista che non ha visto come una minaccia Uber, o Blockbuster che non ha visto come una minaccia Netflix. E un po', e sono un suo grande fan, eccetera, un po' secondo me l'evento del tessile cinese su Prato è stato un po' quello, cioè ci sono alcuni imprenditori di Prato che conosco che hanno venduto al momento giusto, sono usciti e si sono messi nel mobiliare, penso sì, ai Cagli piuttosto, robe del genere. E quindi forse anche un messaggio utile per tutti da portarsi a casa, ecco, di avere sempre il fiuto avanti e capire quando è il giusto momento di mollare, ecco, tutto lì, e cambiare. Non so cosa ne pensate.
Non sono completamente d'accordo, poi essendo lui il mio lettore, è una persona meravigliosa per definizione, quindi ha ragione, sono completamente d'accordo. Grazie. Io devo dire che sono più in questa... Allora, la mia azienda vive di globalizzazione, io faccio macchine per giardinaggio e agricoltura, e per noi la globalizzazione ha voluto dire poter vendere dappertutto. I cinesi nel nostro caso non vendono alla metà del prezzo, ma vendono a un quarto del prezzo, però per fortuna, naturalmente, per fare, essendo una macchina tecnica, per fare qualità ci sono un po' di costi, insomma, un po' come il tessuto vostro con l'acciaio dentro, che fatto dal cinese costava sicuramente meno, ma si rompeva. Fatto da voi no. Io però sono molto più d'accordo con Dario Di Vico sul fatto della deprivazione. Cioè, la mia forte impressione è che negli ultimi anni quello che sta succedendo è che per colpa di noi imprenditori, poi alla fine perché siamo noi con le nostre aziende che creiamo i prodotti, abbiamo creato una tale quantità di stimoli, una tale quantità di esigenze che ci troviamo un po', cioè un po' come prima lei parlava della Mercedes a Prato, no? Cioè quello che non riusciva a comprare la Mercedes si sentiva uno il secondo, no? Il secondo di cui si parlava prima. Allora il problema secondo me che abbiamo in questo momento proprio in funzione della globalizzazione è seguire un po' quello che diceva lui, cioè cercare i trend. Non so se sta venendo fuori una domanda, mi sa che sta venendo fuori un pippone, ma comunque. Cioè, la mia idea è cercare i trend e cercare di tirare a bordo più gente possibile. Cioè, l'errore che stiamo facendo noi imprenditori in questo momento è quello di offrire 400 euro ai ragazzi in gamba. Quello è l'errore fondamentale che secondo me ci fregherà nei prossimi anni. Cioè se noi i ragazzi in gamba che hanno fatto carriera all'estero gli offriamo uno stage da 400 euro e quello di Oslo gli offre 2500 euro, vincerà quello di Oslo, non vinceremo noi. Questo è il problema più grosso che io vedo. Però visto che stiamo parlando di un libro e stiamo parlando di domande, allora io sono sempre... Cosa facciamo? Cioè, la mia idea è sempre quella del cosa facciamo. Allora, cosa sta succedendo a Prato e cosa potremmo fare come paese per cercare di evitare situazioni tipo Prato? Io parlo anche dell'enclave cinese senza regole, cose di questo genere. E soprattutto come possiamo cercare di dare una prospettiva ai nostri giovani. Questo è il tema grosso. Io credo che quello che potete far voi è continuare a riprodurvi in qualche modo, perché più imprese come la sua ci sono, più imprese riescono a innovare, a battere la concorrenza cinese, perché fanno delle cose irreplicabili, oppure continuamente migliori, continuamente capaci di portare avanti, di alzare l'asticella. Ecco, più aziende così ci sono, meglio è. Il problema è un altro, però, io credo, è che alla fine non si può andare avanti solo con i migliori, se sa un paese da mandare avanti, no? Cioè, l'esempio della sua azienda, l'esempio di tante altre aziende che funzionano. C'è anche un altro esempio nei tessili di grandissimo successo, che è Cucinelli, Brunello Cucinelli, no? Che io ho conosciuto, un personaggio pazzesco, stranissimo, di volte dice cose un po' particolari, però gli è riuscito a fare quello che tutti dicevano si dovesse fare, no? Trovare un prodotto di nicchia, i cashmere, investire su questo e diventare nel mondo i migliori, battendo i cinesi, che i cashmere è loro, insomma, sarebbe la loro roba, la materia prima ce l'hanno loro. Però di Cucinelli ce n'è uno. Il problema è quello, che non si può andare avanti con quest'idea che i migliori stiano da traino, perché a volte può succedere, ma molto più spesso no. Non ce la fanno i migliori a traino, non gli interessa nemmeno. Armani, più grande di tutti, sì, d'accordo, però dopo non è che te
prendi quel modello e apri altre 10, 20, 30, 40 Armani. Armani ce n'è una, no? Il discorso di nicchia si faceva tante volte con Dario, no? Questa idea che spesso era molto popolare, questo discorso, veniva detto, voi dovete crearvi un lavoro di nicchia, dovete alzare la qualità delle vostre cose. Ma la nicchia, e lo scrivo anche nel libro, insomma, se voi andate a vedere nel dizionario, andate sulla Treccani a vedere cos'è la nicchia. La nicchia è un piccolo incavo in una parete o in un muro, un luogo piccolo in cui ci sta una statua, non un paese. Quindi la nicchia non ce la fa a portare avanti. Tanti piccoli campioni, e probabilmente voi ne fate parte, sono una risorsa straordinaria per il paese. Però una cosa interessante dell'industria era che, almeno prima, per come la vedevo io, per come la vedevo nella mia terra, è che dava benessere anche a quelli che tanto bravi non erano, capito? E un paese cresce quando non c'è bisogno di essere il migliore di tutti per aver successo, quando anche il filatore che veniva da me, prendeva la roba, la mista, andava, lavorava di notte e me la riportava, quando guadagnava anche lui, vuol dire che cresceva la nazione tutta insieme, no? E questo è un po' anche il segreto, perché, ripeto, la vittoria dei migliori non riesce a portare a un vantaggio per un paese intero, porta la vittoria dei migliori. Io mi congratulo sempre dei migliori, più ce n'è e meglio è per me. Però ecco, il problema temo sia un altro. Tante volte io mi sono trovato di fronte a imprenditori che mi facevano un discorso così, no? E mi fa sempre piacere, ripeto, però è complicato, perché insomma si vive anche di aziende che non sono poi così capaci di innovare, di essere i migliori del mondo, no? Perché quando chiedi a un'azienda per aver successo di essere la migliore del mondo, come del resto probabilmente la sua è, nel suo campo, insomma, in qualche modo vedrà se funziona, lo è. In un mondo così, in cui la concorrenza è globale, chi emerge come voi vuol dire uno dei migliori del mondo nel suo campo. Però ecco, come si fa? È difficile, no? Guardiamo le Olimpiadi. Le Olimpiadi, noi si festeggia i nostri vincitori, le nostre medaglie d'oro, no? E ci si dice, purtroppo è arrivato solo secondo. Cazzo, ma gli ha battuto tutti gli altri, questo che è arrivato secondo. Purtroppo solo la medaglia d'argento oggi nel medagliere. Io mi mettevo a ridere. Il bronzo, solo il bronzo. Ma come solo il bronzo? Ma bisogna battere tutto il mondo per arrivare lì, no? E siamo bravi così tanto bravi tutti? Noi no, non credo, non lo so. C'è anche l'Europa, Cioè, forse... Sì? Cioè un ragionamento Italia, se noi andiamo per grandi macro aree, non è che l'Italia può caricarsi, sta dentro una macro area. Sì, volevo chiedervi di tornare su due concetti che mi hanno molto interessato. Uno è quello della nostalgia. E l'altro è una cosa che ha detto Dario Di Vico riguardo all'evoluzione dell'umanità con la globalizzazione. Noi continuiamo a ragionare di Prato e dell'Italia, ma in effetti la globalizzazione ha portato miliardi di persone a una qualità di vita che loro si sognavano neanche, gli indiani, i cinesi. Cioè non era comparabile nemmeno lontanamente a quello che facciamo noi. E nello stesso tempo però io vedo che l'Italia, parliamo dell'Italia, si batte bene, abbiamo avuto un Nobel recentissimamente, abbiamo vinto non so quanti titoli. Insomma, vi chiedevo di tornare su queste riflessioni della nostalgia, che quindi magari anche lei per esempio ha lasciato la sua azienda ma è diventato un importante scrittore, un famoso scrittore. Io il bicchiere lo vedo mezzo pieno, secondo me siamo in grado di batterci nella nostra nicchia molto bene. L'ultima polemica sull'università italiana, l'avete letta sui giornali, ancora tutti i professori sotto processo, però l'università italiana sforna persone che vanno a Londra e si affermano nel mondo. Quindi io la vedrei bene, vi chiedevo un commento su questo. No, questa è per te, questa è tua. No. E c'è una contraddizione. Mettiamo l'età media, no? Pensi. Allora, l'età media va avanti perché ci sono i medicinali, si mangia meglio,
io ho una mamma di 93 anni, ne parlo spesso con le persone e vedo che tutte le altre persone, sì, anch'io c'ho, gran parte dei nostri genitori è arrivata a 90 anni ed è... arrivando a 90 anni preme sul sistema di welfare in una maniera inconcepibile, no? Perché il sistema di welfare, noi abbiamo creato delle condizioni per cui abbiamo avuto un welfare insomma, più che dignitoso e non paragonabile per niente diciamo al passato, è chiaro che se i sistemi di welfare erano tarati per cui a 80 anni si muore, come mi fece una battuta un industriale farmaceutico scherzando, cioè il sistema sta in piedi se a 80 anni si muore. Invece evidentemente, come dire, per cui è chiaro che poi dal punto di vista psicologico questo sistema crea sempre successive aspettative, mi sembra che l'aveva detto anche Renato, perciò facevo i ragionamenti con la deprivazione relativa, che poi non funzionano per niente, sia chiaro. Sono esercizi teorici, perché si creano sempre ulteriori aspettative e uno guarda quella cosa che si paragona a quello che sta meglio e se non ottiene quella cosa che lui ha si sente deprivato. Per cui molto spesso nella discussione sul ceto medio italiano, ma più in generale, è una discussione assurda. L'ultimo dato, per esempio, io mi batto su questa questione, c'è un indice che misura la disuguaglianza, è l'indice di Gini. Ora, per effetto dei sussidi che sono stati dati, l'indice di Gini è migliorato eccezionalmente. Lo so benissimo, i sussidi, per carità, non sono fesso. L'Istat ha fatto un report su questo. Quanti giornali l'hanno riportato? Zero. Zero, cominciava dal mio, Non faccio sconti. A cominciare dal mio. Se l'indice di Gini fosse peggiorato, ammazza. Ci aprivano i telegiornali, perché è questo, allora io quando lo dico so che questo è un ragionamento, come dire, razionale e rimane lì, no? E rimane lì, perché in realtà poi si scontra con una psicologia in cui l'elemento di aspettativa delle classi medie occidentali è tale che ha creato un cortocircuito, perché è così, non si riesce a venire meno. Abbiamo sulla questione dei ristoratori, l'ultima cosa, ma sembrava che ci fosse un genocidio dei ristoratori in Italia, no? Quando, diciamola così, la formazione del prezzo nella ristorazione è un tema molto interessante, no? Io scherzo sempre che una volta tutti almeno a Milano, tutti mangiavamo il primo e il secondo e spendevamo X. Adesso siamo tutti salutisti, mangiamo un piatto solo e spendiamo X, tanto per fare due ragionamenti sulla formazione del prezzo nella ristorazione, perché è sembrato a un certo punto che ci fosse un genocidio dei ristoratori. Adesso, tant'è vero, abbiamo riempito tutte le città dei dehors e vedrà che quando piove dovranno chiudere un dehors, ci sarà una manifestazione, io apro. No? È così. Dopodiché me ne rendo conto, è un discorso razionale, deve fare i conti con la psicologia, con certo anche con la soggettività della politica, con gli imprenditori della deprivazione, bla bla bla, è un discorso troppo lungo e non è ovviamente materia di questa sera, però è così, le società occidentali non riescono più a tenere i loro adepti nonostante che diano a questi adepti un dividendo sostanzioso che i nostri nonni, immaginate se i nostri nonni un giorno tornassero qua e ci dicessero, ma perché ti sei incazzato tu? Dici, ma non hai presente di come vivevo io? No, ci direbbero banalmente questa cosa, però questo è un ragionamento che rimane sul terreno della razionalità e non è spendibile negli umori, non parlo di politica, negli umori, perché poi gli umori sono fondamentali nel generare questa cosa. Tu? Non ho altro da aggiungere io. Vostro onore. Prego. Lei ha messo molto l'accento sulla situazione del nord, che è nettamente migliore rispetto al centro e al sud.
Dunque, il centro e il sud, l'Italia è sempre stata storicamente, tradizionalmente divisa per tanti aspetti economici, culturali, politici e così via. Ma allora, non si potrebbero pensare modelli diversi per il centro, per il sud, di sviluppo industriale, di sviluppo imprenditoriale? Volevo sapere che cosa ne pensa, se lei pensa che sia possibile fare una politica imprenditoriale diversificata, molto diversificata, che possa produrre quello che attualmente il Nord sta producendo e realizzando. Grazie. A cosa si riferisce esattamente? Cioè, a qualcosa in mente? Perché è interessante, no, la domanda. No, io non ho in mente assolutamente nulla. Ho in mente appunto che c'è una realtà imprenditoriale al Nord che è molto avanzata. E anche dalle sue parole, invece, il centro e anche il sud sono invece in una situazione molto più arretrata, molto più di difficoltà. Volevo sapere appunto se secondo lei e anche secondo appunto Dario De Vico c'è qualche possibilità di diversificando e implementando in qualche modo. Io non sono assolutamente del settore imprenditoriale perché sono una letterata, ho insegnato filologia italiana, quindi sono molto lontana da tutto ciò. Però sono interessata a sapere che cosa si può fare in un caso come per l'Italia divisa in tre. Ma allora, no, la domanda è interessante perché c'è un tema enorme, ogni tanto viene fuori, è quello dell'idea di dare delle condizioni diverse, no? Cioè sostanzialmente di pagare meno le persone per produrre in certe zone di quanto vengano pagate in altre. Le gabbie salariali si chiamavano, no Dario, se non sbaglio. Allora, io non lo so se questo può essere un sistema, non lo so. Si vive in un mondo in cui la concorrenza appunto è globale, in cui tutto si misura su delle intuizioni, a volte veramente imprevedibili, possono avere un grande successo. Come viene sempre più spesso raccontato, le vendite ormai in gran parte, anche nel campo industriale, vengono fatte online, per non parlare del commerciale. Quindi in un mondo come questo pensare che ci sia un modo che si possa far piombare dall'alto, diciamo, per migliorare le cose mi sembra impossibile. Poi insomma, con l'Europa, che non tollera nessuna neanche uno sfioramento dell'idea di aiuto di Stato, questo mi sembra che sia assolutamente impossibile da fare. No, non lo so, non lo vedo un metodo per cambiare le cose, anche perché forse non esiste neanche più questo concetto, questa idea un po' dirigista di dire che si può influire sull'economia e cambiarla da Roma con una legge, no? L'idea che si possa, ogni tanto si sente qualche comunicazione sindacale, ci vuole il lavoro, bisogna creare il lavoro, ma il lavoro chi lo fa? Il lavoro lo fanno le imprese, lo fanno gli imprenditori, sono loro che creano l'occasione di lavoro, non è che tu lo crei perché tu decidi improvvisamente c'è da scavare una buca e poi da riempirla, no? Sono metodi che forse conviene lasciare il passato. Quindi no, non credo che questo si possa fare. Io lamento la difficoltà di un intero settore industriale manifatturiero a adeguarsi ai cambiamenti del mercato. Ecco, e questo continuo a farlo, anche se magari può sembrare un pochino, come dire, non retrogrado, ma insomma un legato a degli schemi di comportamento del passato. Però guardate, queste cose rimangono, insomma, no? Poi finita questa serata voi tornate a casa e io torno a casa mia e si torna in posti molto diversi, in cui l'aspettativa per il futuro, per esempio, è completamente diversa. Per provare a rispondere anche al signore di prima, insomma, sì, io il bicchiere mezzo pieno mi piace sempre chi lo dice, io sono sempre d'accordo con chi lo dice, mi fa piacere che ci siano persone così ottimiste. Il problema è che non mi riesce più tanto a me farlo, perché poi sa, se lei viene a Prato un giorno e viene a vedere cosa è successo alla città e viene a vedere come è cambiata e quante aziende sono state chiuse e sostituite o dal nulla o da questi pronto moda cinesi, poi insomma il bicchiere lo vedrebbe probabilmente non così pieno. Purtroppo è un po' il discorso che si faceva all'inizio insieme a Dario, insomma, purtroppo bisogna accettare l'idea che l'Italia in questo momento ancora di più sia a due velocità o a tre velocità addirittura, insomma non si riesce a immaginarsi in questo momento un'Italia che non venga trainata dal nord e che non venga in qualche modo
a dover accettare il fatto che appunto in alcune regioni in modo più uno degli unici modi di portare a casa qualcosa è con questo maledetto reddito di cittadinanza. Ecco, questo è un tema, insomma, anche quando si parla del bicchiere mezzo pieno bisogna rendersi anche conto che si vive in un mondo in cui tanti ragazzi, tantissimi ragazzi ai sud e al centro vivono la stessa vita che vivevano prima e quindi non sentono deprivazione perché qualcuno al fine del mese lo Stato gli dà soldi. Però questa è una cosa che in qualche modo bisogna affrontarla, perché se da una parte il mio amico Guido Brera mi dice però in una società che perde gran parte della sua industria alle persone qualcosa gli va dato, dall'altra parte c'è il fatto che se gli va dato qualcosa e poi appunto finisce così, si crea una dicotomia, questa cosa non sta insieme, non si regge più. Uno Stato così diverso al suo interno già è un miracolo se è resistito fino adesso. Adesso come si fa? Insomma, per esempio, a Prato, di recente, vicino a Prato, a Campi Bisenzio, hanno chiuso un'azienda molto grande. Facevano delle cose per l'automotive, delle cose per si chiama GKF, una cosa così. È stata una cosa, all'improvviso l'hanno chiusa, un fondo americano l'ha chiusa, è finito. Ma l'azienda andava bene, non è che andava male, cioè funzionavano, avevano lavoro, lavorano per la Ferrari, per tutte queste grandi aziende. La sensazione più forte è stata l'incredulità, no? Cioè, come, non è che tu chiudi un'azienda che non funziona, che perde soldi, chiudi un'azienda che va bene per aprirla in un altro posto. Insomma, quando tu vivi in una zona in cui queste cose succedono, tu fai fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco, vi chiedo di riflettere su questo fatto, ecco. E non voglio fare il pessimista, però ecco, io vivo in questo mondo qua. E sono venuto anche qua un po' anche per raccontarvela. Io rispondo la mia, mi devo allontanare. Allora, è chiaro che se il confronto si sposta nell'economia della conoscenza, il centro-sud è più svantaggiato e fa un'enorme difficoltà a passare dal decentramento produttivo del calzaturiero e dell'abbigliamento all'economia della conoscenza. Però c'è un caso che dimostra che non è per forza detto che se sei fuori dell'economia della conoscenza non riesci a competere. E questo caso è l'industria dell'alimentare. Perché allora uno dovrebbe dire, ma che c'è di più basico, ancor più del tessile, è l'alimentare. Ma noi oggi non consideriamo l'industria alimentare in crisi. Perché l'industria alimentare, dal punto di vista dell'innovazione di prodotto, si è mossa. Ecco, io faccio questa obiezione, perché sennò uno dice economia della conoscenza, quindi tutto ciò che erano produzioni a basso valore aggiunto andavano via. E nel passato l'alimentare sarà stata anche rendita di produzioni a basso valore aggiunto. Però loro si sono mossi e tengono bene, tant'è vero che l'alimentare italiano, quando si discute di export, in tutti i convegni sull'alimentare c'è sempre la discussione, abbiamo fatto più tot, però dobbiamo fare molto di più perché c'è il famoso Italian sounding, lì, il parmesan e così via, ma guardano in avanti. E secondo me sì, però sto dicendo così, il caso dell'alimentare dimostra che non è detto che ciò che è fuori dall'economia della conoscenza o dalla meccanica avanzata debba perire. No, ma infatti parlo del piccolo, non parlo solo di Barilla. Chi vuole? Che ora abbiamo fatto, giusto per rendersi conto? Ah, allora un'ultima domanda. E se Tommaso è d'accordo chiudiamo? C'è un'ultima domanda? Un giovane? No, un giovane c'è già stato. Sì, già così. No? Allora, diamo la parola a Edoardo. C'era una mano. Mi scusi. Una cosa molto semplice. Mi chiedevo come vi immaginavate per entrambi l'Italia tra 50 anni. La domanda facile che arriva alla fine. Non ci sarà più. Ma Dario, comincia te. Vai. No,
Non lo so, questa cosa dell'alimentare che ha detto Dario ora è interessante, forse andava anche detta prima, forse devo parlarne anch'io, perché in effetti è vero, e loro hanno saputo fare un grande lavoro, che poi è diventato anche un lavoro in realtà di economia della conoscenza, perché loro hanno raccontato perfettamente una cosa vera, che non è sempre detto che succeda e che riesca, cioè hanno detto sostanzialmente che si può mangiare molto meglio delle cose molto più buone se vengano per esempio realizzate in maniera migliore, se gli animali vengono allevati in un certo modo, se sono più pulite, se certe piante non vengono fatte, non vengono tolte, non vengono estirpate, ma anzi si coltivano, se questi pomodori particolari, perché io ricordo un Farinetti, si fece delle grandi risate, perché Farinetti voleva, quando ci si conobbe, voleva dirmi, vieni a mangiare qui a Italy, questo è fatto, questo pomodoro speciale, questa cosa qui, questa mozzarella, e disse, ma chi tu vuoi vendermi a me la caprese? Ma lo so, Farinetti, tutta la vita mangio la caprese. Però quell'idea lì, al di là dello scherzo, al di là che a volte ci sono delle cose un po' forzate, no? Come si va al ristorante, ci stanno 10 minuti a raccontarci cosa c'è nel piatto, perché c'è il pepe di Saravac e poi c'è il pomodoro di lì e poi l'altro è fatto di là da quel contadino particolare, il fratello di quello, insomma diventa anche buffo certe volte, però funziona, è un modo straordinario per raccontare chi siamo e perché siamo più bravi degli altri a fare le cose, e questo era una cosa che probabilmente si doveva dire e che a noi del tessile non ci è riuscito a fare, e che in effetti è un lavoro, naturalmente nasce povero quello lì, tante persone che lo fanno poi sono degli immigrati e vengono pagati pochissimo, si è anche visto di recente degli scandali terribili per questo, no? Però ecco, quello è un campo nel quale ha funzionato questa cosa dell'Italia, quindi io credo che probabilmente, se dovessi dire quali saranno le cose italiane, che insomma, azzardarmi a fare una previsione folle su cosa durerà fra 50, ci sarà ancora italiani fra 50 anni, l'ingegneria sicuramente, l'alimentare e il turismo, e non se ne è mai parlato, ma che alla fine potrebbe diventare un'industria anche quella se fatta bene, no? Può darsi non sia fatta tanto bene, io ho sempre un po' questa sensazione, questa idea che alla fine si potrebbe fare tanto di più e tanto meglio, però poi sapete, sai, anche lì, io Prato è molto vicino a Firenze fino a poco tempo fa era una città invivibile, perché i turisti che portavano un grande benessere a alcune persone, però poi distruggevano completamente il resto della città. Quindi c'è anche quel problema lì. Tu favorisci il turismo, fai venire tanta gente, Venezia, lo stesso discorso, però poi dopo alla fine devi vivere con uno sfruttamento intensivo di una città, che abbiamo tutti, le città che abbiamo tutti nel cuore, che poi alla fine insomma ci si vive peggio se ci sono continuamente dei turisti. Anzi, nel libro racconto una visita agli Uffizi che ho fatto con mia moglie durante nei primi giorni quando fummo liberati dalla pandemia, dalla paura che tutti avevano, non c'era nessuno per Firenze, e noi riuscimmo a fare questa visita straordinaria agli Uffizi senza nessuno intorno, senza nessuno ci spintonava, e si vide forse per la prima volta con agio tutte quelle opere. Ecco. Da una parte c'era il privilegio straordinario di poter essere lì, dall'altra c'era una sensazione spettrale di essere una cosa che comunque ci sembrava fortemente innaturale, ecco, e nessuno può davvero augurarsi che Firenze, Venezia e Roma poi non abbiano i turisti dentro. Quindi insomma, come sempre è molto difficile riuscire a dare una risposta intelligente a domande così complicate, però ecco, di tutto bisogna provare a tener conto. Beh, io rispondo ad una questione. Uno sulla questione, è sempre un problema rendita innovazione. Se ragioniamo, negli anni 60 i romagnoli inventarono un modello di business fantastico, cioè quello della vacanza per le famiglie non solo italiane, ma anche tedesche, cioè facevano come dire, bilancia commerciale, a prezzi contenuti, no? Inventarono quella cosa. Poi in realtà, ovviamente, modello di business che non poteva durare sempre, basta andare a Rimini per capirlo, ma poi è prevalsa nel turismo italiano la rendita. L'Italia è bella, punto. E quindi io non devo sviluppare prodotti, soluzioni, idee, non devo sondare il mercato, capire come fare. No, è bella. È bella, quindi basta. Il turista viene, deve pagare l'obolo,
a Nostro Signore che l'ha fatto venire in Italia. Ecco, quindi per dire che il binomio rendita innovazione, anche senza la Silicon Valley, si ripropone sempre. E ripeto, ho fatto un esempio in cui i romagnoli, al tempo che furono capaci di inventare un modello di business innovativo. Non poteva reggere per sempre, ovviamente. La risposta 50 anni è la risposta dell'Europa, secondo me. Cioè, ce la dobbiamo fare a superare questo meccanismo, perché se il mondo si organizza per macro aree e la tendenza sarà sempre più forte, è chiaro che il nostro futuro è nell'Europa. Poi saremo come cosa, il sale dell'Europa, i fiori dell'Europa, l'intelligenza, la creatività, tutto quello che vogliamo, ma dentro quel contenitore lì, francamente non riesco a vedere un futuro per un paese, tutto sommato, quando si giocano queste grandezze, relativamente piccolo a sé. E questo, scusatemi, adesso non voglio far cosa, questa è la polemica col sovranismo vera, no? È che non c'è un futuro per l'Italia chiusa, perché quando noi parliamo del Nord Italia, ma il Nord Italia perché è pienamente integrato, è più integrato, e quindi da quell'integrazione noi siamo condannati ad essere un paese aperto, e nell'apertura qualche volta affoghiamo e tante volte nuotiamo, ma è quello il destino. A 50 anni io vedo un rafforzamento dell'Europa, e dentro quell'Europa, come dire, la cultura italiana in senso lato, non solo le belle arti, voglio dire, può svolgere un suo ruolo, lo speriamo, almeno siamo qui anche per far questo, se no Tommaso non farebbe le lecture ogni anno. No? E speriamo ci sia ancora Draghi tra 50 anni. Ci sia? Ancora Draghi. Il figlio. Allora ci salutiamo. Tommaso, diamo sì. La parola a Tommaso. Finisci. No, io. Ma hai finito o non hai finito? Sì, appunto. Io volevo solo dire che si può prendere l'aperitivo, niente di più. Prima che arrivi qualche cinese che deve essere qua fuori, è servito in corridoio e vi prego di distribuirvi un po', ci sono alcuni tavoli per evitare assembramenti. Ma ovviamente ringraziamento a voi tutti per essere stati qua e ai nostri due splendidi oratori a cui farei un applauso.